Chuck si gira. Il Risprense è pronto per la trasmissione? A breve lezioni di stile con Iris e Prince. Oggi ce l'abbiamo un invitato speciale, Jessica Gomez, direttamente dalla Spagna, top model e fashion influencer. Vero amore? Sei pronto? Guarda come sei fashion. Oggi parliamo di accessori. Qui abbiamo preparato tantissime proposte per voi e non solo, anche del beauty. Dovevamo sapere quali sono le regole base. State qui con noi, Irina Tirdea, Iris Press TV. Sei pronta per il primo shooting? Fantastico! Oggi parliamo delle cose che a noi donne piacciono in modo particolare. Abbiamo sempre preso in primo piano i nostri outfit, però i dettagli mi sembrava più adatto di proseguire con innanzitutto gli accessori, ma anche il beauty, no? Perché questi sono dei dettagli molto importanti. Tutta la sua mamma. Salutiamo Iris Prince, a lui l'abbiamo scelto questo colore molto particolare, adatto per i maschietti evidentemente, è un verde acqua se lo vogliamo. Assolutamente, quindi noi siamo la famiglia verde, sosteniamo tutto quello che è green e eco, sono diamanti piuttosto le perle o le cose vere, quindi basta solo di abbinarli, di trovarci il nostro stile adatto e senz'altro il risultato sarà scontato, cioè ottimo. D'accordo Jessica? Sono concordo con te, sì, assolutamente, è così. Cosa ci hai preparato per oggi? Non vedo l'ora di sentire. Oggi ho preparato un po' di accessori, un po' di... No, per iniziare dall'alto al basso, perché tipo, a volte ci sono delle persone che hanno un po' di paura di indossare qualcosa nella testa, ma per me è essenziale. Perché... Vedi, io ti ho anticipato come al solito, sembra che ci parliamo cari nostri telespettatori, ma non è vero, noi non ci sentiamo in anticipo per preparare tutti questi outfit, semplicemente c'è una sintonia pazzesca tra l'Italia e la Spagna, ma ormai è scontata. Esatto. Quindi io volevo mostrare, prima di tutto ho preparato la mia mascherina fashion, perché ieri tu hai mostrato la tua, quindi io mostro la mia, questa viola con un po' di brillanti, che mi piace tantissimo, ma non ha abbinato cappellino, che particolarmente a me mi piace tantissimo perché... Bellissimo! Qual è il dettaglio che non riesco a vederlo molto bene? È oro o argento? È oro. È oro, ottimo, perché fa parte di una delle tendenze di questo autunno-inverno. Anche io ho scelto una grande gamma di tutto quello che vuol dire oro e poi lo vedrete, però lascio la parola a Jessica. Prima che andiamo via dalla connessione, ormai ci siamo abituati. Perfetto, perfetto. Per chi si può permettere utilizzare questi cappellini, no? Perché lo dobbiamo dire Jessica, magari ci sono delle fisionomie troppo curvy o troppo rotonde alla faccia, direi che non è ottimale, no? Questo genere di cappellino. Evidentemente va un po' anche all'età anagrafica, se lo vogliamo. Dai, noi siamo ancora in quel box, è giusto. Se superiamo i 40, ho detto molto dei capelli, perché io prima quando avevo i capelli ricci non mi vedevo bene con questo tipo di capellini, perché poi esatto, sempre la parte di qua troppo arrangiata e poi
allora non va bene, certo, perché ci mette in risalto in realtà magari il naso, se ce l'abbiamo un po' più proeminente, Non la quindi non va. mandi in basso, Esatto. era troppo grande, non Comunque è c'era un spazio. capellino che lo possiamo utilizzare per delle cose molto più, cioè più sport, più trendy, ok? Quindi no, non è ottimale, no? Magari non lo mettiamo per un primo appuntamento, come l'abbiamo detto, eh? Trattiamo, no? In tutte le sfumature, per tutte le occasioni, almeno il primo. Molto importanti. Io ti ho preparato anche una sorpresa. Guarda qui cosa ho trovato nell'armadio della nonna, ragazze mie. Quindi, bellezze, non potete non fare questa ricerca nei armadi delle nonne, perché vi troverete delle cose favolose. Quindi non buttateli. Cioè, questa tendenza, no, del guanto nacque più che altro negli anni 50, era molto più famosa, molto prima ancora, c'era una etichetta, una regola, le mani non si facevano vedere, no? Non potevi fare il saluto senza i guanti, cioè proprio non era di buon ton, Ah, no, non era accettabile, quindi sempre anche i maschi, no? Perché più che altro i maschi erano quelli che utilizzavano il saluto, ma erano anche più preposti, no? Anche nella società. Le donne lo sappiamo che escono molto tardi, no? E anche per le feste. E era per questo. Partiva sempre da un discorso di igiene, di non mischiarsi, no? I germini, non solo il rigore, come? Di non toccare l'altra persona, quindi direi che questi dettagli, no, che li abbiamo sempre considerato così di vecchio stampo, non sono se vero. loro in quei tempi dove non c'era veramente niente, niente, neanche da un punto di vista medicale, come anche tutte le cose che si sono scoperti, sono riusciti a rinascere. Per non dirvi che adesso parlando del nostro settore, dopo quell'episodio si sviluppa la moda a livello planetare. Quindi dobbiamo avere la pazienza di stare in sicurezza e di ritrovare al finale di tutto questo percorso drammatico, sani di mente, non solo fisicamente. Quindi dovete Vero, assolutamente. Certo. Quindi non perdete la speranza, eh? Noi siamo qui a intrattenervi, vi ricordate, dovete sostenere l'arte e gli artisti, quindi la moda, con un semplice click. Anche adesso di essere presente a guardarci, per noi vuol dire tanto, noi siamo presenti perché voi ci siete. Cioè, me approfitto di salutare qui i fan che si stanno scatenando. Ricordiamo che ci potete scrivere qui in diretta, direttamente, di metterci le vostre domande. Mi raccomando, ragazzi e ragazze, pertinenti, pertinenti alla trasmissione, ma anche il soggetto, anche il soggetto di oggi. Quindi ricordiamo, stiamo parlando di accessori, accessori ma anche di bellezza. Lascio la parola a Jessica, io di solito parlo tantissimo, il mio mestiere di... Grazie, grazie. Si faceva anche questo, però in prima fase tutto partiva da lì. Perché ricordiamoci, ma è anche normale, lo so che non è facile da capire e da analizzare certi discorsi anche da questo punto di vista. In Europa, ragazzi, per chi magari è antico, qui era tanta umidità e pioveva tantissimo in tutta l'Europa, non solo in Inghilterra, come magari lo conosciamo più spesso anche adesso, anche in Spagna, anche in Italia, in tutta l'Europa. Quindi questo cosa comportava? Comportava la polmonite, ecco perché le persone morivano molto, molto da giovani, no?
I famosi, il colma è, il paradosso è proprio questo, cioè proprio l'alta società, perché dovevano vivere in certi rigori, quei castelli, avete presente, l'avete mai immaginato quanto freddo c'era in quei castelli? E perché loro si dovevano mantenere in quella posizione anche da un punto di vista dell'abbigliamento? Quindi pensate che le calze, quindi il caldo proprio dai piedi, non esisteva. Quindi era molto facile di prendere raffreddore o la famosa polmonite e quindi loro morivano. Quindi i batteri, i germini, no? E tutte queste cose qui evidentemente si sviluppavano molto lentamente. Ecco perché loro si dovevano coprire la faccia, le mani, no? Specialmente quando entravano in contatto, no? Con i campesini, come lo chiamavano loro. Ma il Pensavo che era una campesino... questione di questo tipo, era una questione di fare distinguere dei campesini della gente di basso, Certo, poi diciamo, evidentemente quotato. si va avanti anche da questo punto di vista, ma da un punto di vista medicale, che non l'hanno mai messo in risalto, in realtà il campesino, le sue difese immunitarie erano più sviluppate dell'alta società, con le mani sporche e così avanti. Quindi era probabilmente proprio all'incontrario, che poi evidentemente erano utilizzati perché da qui iniziano a... non appartiene a questi tempi. Contenta che posso trasmettere informazioni nuove, ma sono molto importanti per capire che questo è un mestiere, di non voglio più sentire che è una cosa presa così con superficialità, che nessuno non gli dà più valore e a maggior ragione. Dobbiamo assolutamente sostenerlo finché ci sarà possibile di rimetterlo a 360 gradi in pratica. C'è da dire che una porzione, no? Una piccola fascia che uso, mi puoi dare i tuoi servizi, no? Online. Quindi la parte nuova di questo mestiere è che tutto è online. Sì, è molto più difficile. Farlo tutto online e penso che è ancora un po' più difficile per te per fare questo lavoro perché devi capire la forma di un corpo di ogni persona Certo, per quindi farlo umanamente possibile, è una no? preparazione e colgo l'occasione anche per spiegare meglio cosa vuol dire queste lezioni di stile, ma quello che noi anche svolgiamo nell'Accademia dello Stile Iris tramite i nostri corsi, per chi c'ha bisogno Ecco perché sono l'Accademia personalmente, del... per chi c'ha bisogno personalmente, no, di trovarsi il suo stile, di capire di quello che c'ha bisogno per migliorare la vita personale, per poi arrivare a quella professionale, che non necessariamente deve far parte del mondo dello spettacolo o della moda. Tengo a precisare Ovvio, questo hanno perché è bisogno importante. comunque di un po' di pause per andare bene, Ma certo, diciamo. ma è perché è un percorso psicologico, quindi un cliente, lo definiamo cliente perché è cliente, spende delle ore con noi. Adesso online non riusciamo a farlo fisicamente finché sarà Però hai già di nuovo possibile. Quindi partiamo da una parte psicologica, identificare il suo stile personale come immagine di vita, di dove lui vorrebbe, no, arrivare, qual è il salto di qualità che lui lo deve fare, per poi arrivare anche da un punto di vista professionale, perché ce l'abbiamo una ampia scelta, no, con riguardo ai corsi del marketing, della comunicazione, perché no, della vendita, del business management. Quindi tutta quella informazione che non c'entra solo con la moda, quindi tengo a Sì, devi sottolinearla. sapere un po' la vita di quella persona che cosa si mette in quella Assolutamente, ecco perché foto. dobbiamo spendere delle ore Eh sì. dell'Accademia e non solo, anche per chi lo desidera, no, solo di spendere del tempo, di dedicarsi un tempo per se stesso. Non esiste un orario, un programma preciso, a maggior ragione, perché è personalizzato. Quindi, in base a questo, nel momento in cui vi conosco, identifichiamo le varie problematiche, le necessità, i vostri bisogni, capiamo anche il livello, poi possiamo
metterlo in atto, no, di quello che ce l'avete bisogno. Magari ci sono delle persone veramente preparate, ma hanno bisogno solo di una spinta, di capire qual è la loro. Quindi, evidentemente, non ha senso di fare un percorso molto lungo, di partire da capo. Ecco cosa vuol dire trovarsi il suo stile. È una lezione a 360 gradi. Quindi, per chi sarà interessato, evidentemente lo facciamo nelle varie lingue perché siamo anche online e quindi possiamo offrirvi questo servizio in qualsiasi momento, anche in questi tempi di pandemia. Visto che siamo a casa, visto che siamo a casa o comunque anche se lavoriamo nel smart working e abbiamo bisogno appunto di migliorare, no? Il nostro lavoro, la nostra immagine, ecco, ci affrontiamo con dei nuovi piattaforme, nuovi metodi. Stiamo parlando di questo. Esatto. No, è una maglietta che tra l'altro, ecco, mi posso prendere come esempio. Siccome io ho le forme, quindi sono una taglia curvy, ho bisogno di certi tali, certi colori, specialmente adesso nell'online perché non è la stessa cosa. La mia personalità è tutta colore, io sono una persona molto solare, quindi ho bisogno dei colori. Quindi, anche se è un appuntamento di lavoro con la Jessica, stiamo parlando della moda, però è un appuntamento di lavoro. Ho provato la maglietta, spero che si veda bene il colore, è un marrone e quindi per me la scelta di mischiare, ormai chi mi conosce lo sa che Iris ha questa abilità di mischiare i colori, io ho scelto rosa. Perché le piume? Perché le piume fanno tendenza. Allora, posso vedere la collana? Certo. Queste sono delle piume. Questi sono dei Strass, dei Swarovski, tutto alla base del nostro orologio Rolex che è abbastanza, no, imponente, no, molto colorato, non aveva senso di utilizzarlo anche sull'altra mano. Già la mia maglietta ha questi Strass, dei inserti, ok, dei inserti, quindi è giusto di non andare oltre, no, a questo e così avanti. Stavamo parlando prima di utilizzare varie cose per i nostri capelli. Vi devo dire la verità, c'ho una settimana di trasmissioni uno dopo l'altro. Evidentemente non ce l'ho il parrucchiere, il hairstylist con me, assolutamente. E quindi quello. Grazie, grazie. Questi sono i miei capelli perché i miei capelli sono ricci, però con i nostri famosi cerchetti. Esatto, con i nostri famosi cerchetti noi riusciamo, no, a salvarci in qualsiasi momento. Certo. Quindi vedi, anche tu lo senti senza volerlo, anche tu lo senti, senti proprio il bisogno, no, di farti questa aggiunta, magari mettere un tocco di colore, un accessorio in più. Io vedo dei orecchini bellissimi, una ottima scelta. Bellissimo. Bellissimo, sono molto, molto glamour, molto sofisticati. Questa tipologia di collane che vanno benissimo, lo possiamo dire, Jessica, anche con il tipico, la maglietta semplice bianca piuttosto grigio o nera, quindi i colori neutri vanno assolutamente sul tutto. Se non ti permetti avere tantissimi accessori di poterti mettere dappertutto, allora è importante solo di rimanere o con la collana molto oversize, piuttosto vi faccio esempio concreto. Vedete che anche il bracciale, anche l'anello oversize è troppo. Vi ricordate cosa diceva Coco Chanel? Prima di andare fuori di casa, togliti qualcosa. Vi volevo far vedere un'altra chicca. Evidentemente questa è un clutch.
è una borsina, ok? Solo che è una borsina che evidentemente era utilizzata per, Stile. no? Però la sua particolarità è Comunque, che. se è il lockdown, saremo tutti preparati. Non si Esatto, preoccupi. no, ma siccome arriva il Natale, anche Capodanno, anche se non usciamo di casa, supponiamo che siamo così. Comunque lo dobbiamo festeggiare online, quindi volete Abbiamo essere non invitato, impreparati? Almeno proviamo, no? Almeno proviamo a fare qualcosa. Ecco, quindi stavo pensando, il momento in cui ho creato questo clutch, le ho inserito anche il suo anello. Quindi se tu lo è utilizzi, un dettaglio perfetto. esatto, se tu lo utilizzi per non perderlo anche, se tu lo utilizzi solo così, c'hai anche anello. Ma ce l'hai anche la tua borsina. Evidentemente non ti entrano tantissime cose, più che altro il nostro famoso. Cellulare e basta, Sì, ma così da anche. red carpet. Guardate anche quel telefono, cioè è importante di non essere rotto, di non avere tutti i cartoon animati, mi raccomando. Ecco, un altro dettaglio. Esatto, no, 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 non si utilizza. Adesso stiamo parlando anche del mondo online, se lo vogliamo, cioè mi vedo tanti live, piuttosto tanti scatti selfie, specialmente per voi care mie signore e signorine, dove va bene che siete rimaste a casa da sole, però la ceretta si fa sempre. Può indossare, diciamo, una maglietta e poi il pigiama sotto, perché no? Immagina che ti devi alzare per qualsiasi cosa, per una domanda che ti fa il pubblico, non lo so, e vai in pigiama, quindi non Allora, è. siccome noi ce l'abbiamo la redazione strapiena di questi dettagli, devo dire la verità, noi al mattino, dopo la nostra rassegna stampa, per chi ci segue Iris TV ogni giorno, prepariamo sempre questi momenti un po' divertenti dalla serie, no? Dove magari appunto si presentano tutto giacca e cravatta, di solito i maschietti. Maschietti, devo dire la verità, che sempre fanno di queste cose. No, non ho capito bene se lo fanno apposta, giusto per il divertimento, e ci sta un Io sorriso penso che loro sempre. non fanno tanta attenzione come noi, come le donne, non fanno tanta attenzione, diciamo, al fattore della moda, ma non lo so, magari dovranno imparare in questo, in quest'anno impareranno di più. E Certo. poi il fattore delle unghie, come tu hai detto bene, ancora, io voglio dire, ancora che non sono, come si chiama, che non porti nessun colore, ma portarle tutte bene, ossia Curate, io certo, curate è molto accuratissime. importante, è valido anche per i maschi. Ecco, vedo qui dei commenti, ma il Io maschio non che le si. porto pintate, ma sono sempre sistemate, sono sempre in forma, sono mie, naturali, Bellissime sono mani, tutte Jessica. Saresti idonea anche per un shooting appunto dei gioielli, quindi. così. Sì, sempre faccio. Rimangono matti con le mie mani, dicono, hai delle mani Mi preziose, guarda qui. ricorda quel video musicale, no, di George Michael, hai presente negli anni 90, no? Quando nacquono, no? Prendono Non sono piego, andati nata. adesso per. Però Male. per color rosa posso farvi vedere un'altra cosa carina. Ah, voglio dire che anche io ho dei guanti rosa. Ah, Quando ho bello. visto che i tuoi guanti rosa, pensavo, offre io lo stesso tipo di guanti, lo stesso colore Certo. di pelle, Ecco, sì. sono andato anche sul rosa, anche se non sì, ci può stare Ma anche. che Solo che dica. i capelli così non vanno bene in questa storia, in questo film, perché io qui direi che ho già ben definito il mio stile, e questo messaggio lo volevo mandare anche a voi, care nostre fashioniste. Evidentemente non dovete seguire la moda, cioè in modo totale, sì, non dovete essere fuori dai canoni, Che però se ci secondo sono me il certi. volumine sui capelli ti vanno bene gli accessori grandi.
Sì, ma io intera, adesso lo so che non mi vedo appunto, ma essendo molto curvy, no? Cioè con tante forme, le cose troppo piccoline non sono del mio gusto, ma questo non vuol dire niente, cioè può essere adatto magari a altri gusti, assolutamente. Vi posso far vedere delle cose, non lo so quanto riesce a vederli. Sono tutti grandi, sì, per me tutto deve essere grande. Ecco. Deve essere, mi piacerebbe questo anello, ho un anello che Favoloso. 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 Cioè, per esempio dei orecchini veramente piccolini, per me questo è piccolino. Che c'ha sempre un tocco di colore, evidentemente non poteva mancare. Un'altra cosa importante che me l'hai fatto vedere anche le scorse puntate sono i nostri fermacapelli con le varie scritte, inserzioni, bellissimo. Però evidentemente sul capello più scuro, non necessariamente solo le more, viene migliore, no? Cioè per una bionda è un po' difficile, no? È un po' difficile da... Tipo così. E a mano e anche tantissime cose riciclate. Sì, io ti ricordi i miei riferimenti del Sex in the City della nostra protagonista Carrie Bradshaw? Sono io. Quindi, ma prima come bravissima. Pronta per una foto? Facciamo una foto. Vediamo se... Normalmente quello che indosso sempre è rosso e dorato, perché per Natale quegli colori che Allora, visto che vuoi rosso e dorato, io non posso solo che accontentarti come sempre, cioè tutto preparato. Allora, pe penso che è meglio se li indosso perché così si vedono meglio. Questo è evidentemente un anello molto imponente. Per chi desidera uno, diciamo, un po' più piccolino, esiste anche questa versione. La versione ridotta, bravissima. Non potevano mancare i orecchini e io ho scelto anche un dettaglio carino, cioè il cappellino di Babbo Natale. Sì, diciamo che la tendenza doveva essere la tendenza di quest'anno. Adesso, anche se non... Ah, certo, per me questa è una versione abbastanza piccola, spero che si vede. Via. Però per farvi capire, questi si applicano qui, quindi supponiamo che tu ce l'hai, la solita maglietta nera, ok, semplice, che non ti dice niente, quest'anno non ti permette, non ce l'abbiamo più budget giusto da poter spendere, eccetera, e quindi cosa facciamo? Inseriamo queste maniche e quindi diamo un tocco al nostro abbigliamento. Quindi stiamo parlando proprio di quei accessori che ti aiutano, no, a abbellire di più il tuo abbigliamento senza spendere tantissimo. Ecco, un'altra parte molto importante del nostro lavoro è anche questa. Bravissima, ho voluto comprare capi iris, in realtà abbiamo trovato altre cose che non erano quelle, quindi... Esatto. Quindi è spessissimo succede anche questa cosa. Quindi dobbiamo fare attenzione. Certo. Quindi è importante tutto, tutto è importante, tutto è un dettaglio che fa la differenza. Quindi... Bellissimo. Bellissimo.
E già fa la differenza, brava Jessica. Come lo possiamo dire? Ci sono delle persone che magari gli accessori non gli piacciono o trovo anche tante persone che hanno delle varie allergie, veramente anche a loro piuttosto. Però un accessorio, non ci scordiamo, sono le borse e le scarpe, per non dire la vostra attitudine. Quindi essere educati e con un sorriso è il primo accessorio che noi lo abbiamo, anche se l'abito è molto molto semplice, vero Jessica? Io sempre dico che, per esempio, se tu investi più soldi nelle scarpe e nelle borse e nella giacca, rimane tutto più, diciamo, si vede come più caro, più, come più lusso, sai? Perché quello è molto importante. Magari stai indossando una maglietta, chissà, del Zara o una Bonas, eh? L'abbiamo persa per un'ezza, visto che la fortuna è stata dalla nostra parte e la connessione è andata. Questo è Pensavo un di riaccendere segnale. il micro perché pensavo che già portavamo una ora e dico già Instagram sta chiudendo, questo non lo faccio. Anche queste sono. Dovremmo fare una lezione anche di questa, quindi state con noi perché vi insegneremo anche come utilizzare i social media in modo corretto e dove possiamo migliorare, qual è la luce giusta. Quindi sono tante informazioni, quindi dovete stare qui con noi nel salotto Iris con Irina Tirdea e Jessica Gomez, la nostra cara inviata direttamente dalla Spagna, il nostro International Top Model e Fashion Influencer, quindi queste titolature li dovete ricordare perché sono molto importanti, quindi le informazioni che vi diamo sono di alta qualità e senz'altro molto utile anche per la vita personale, non necessariamente solo professionale. Jessica, lascio a te la ultima parola se vuoi trasmettere l'ultimo messaggio al nostro carissimo pubblico. Io niente, voglio dare le grazie a tutti per essere qua con noi, perché ho visto che si è collegato tantissima gente e penso che i nostri consigli oggi sono stati ottimi, perché tu hai fatto pure la lezione di storia della moda. Oggi è stata una puntata molto completa, in senso che io penso che gli accessori sono una parte molto importante della moda. E niente, voglio fare un po'... rimarcare questa cosa, no? Perché ci sono delle persone che non gli danno importanza, ma voglio dire, per favore, fate attenzione con questo, poi con le mani, con il make-up, con tutto un po', perché tutto conta, non è solamente no, indosso una maglietta della Ralph Lauren e già è che già mi sta facendo bella o è già è che vado bene, no, non è così. Una semplice Certo. maglietta, non importa se è di una brand o di un'altra, ma dovete fare attenzione più che altro. Non è quanto ti è costato quella roba, sino come la stai abbinando e come la stai indossando. Quindi, Certo, questa è la cosa più di buon gusto per non andare oltre, che lo dobbiamo pensare. Grande cose che Jessica ci trasmette non solo oggi, come sempre. Quindi noi vi diamo l'appuntamento, non mancate per settimana prossima, martedì, e sarà giovedì, giusto Jessica, settimana prossima. È stato un cambiamento di programma per questa settimana, ma perché dobbiamo fare auguri, tanti auguri Jessica Gomez. Ti auguriamo veramente tutto il meglio per la tua vita personale, tanta salute perché è la cosa molto importante e da un punto di vista professionale che vai molto ma molto in alto, così come ci hai fatto vedere anche fino adesso. Grazie di cuore di nuovo e tanti tanti auguri Jessica Gomez. Bravissima sempre. Grazie, a presto a voi, state con noi perché seguono altri invitati, quindi rimanete qui con noi su Iris TV. A presto, ciao!
Benvenuti di nuovo, siamo di nuovo in onda qui nel nostro salone di Iris TV, Irina Tirdea per voi e a breve saremo in onda con una delle nostre care assistenti direttamente da Milano, la Claudia Sigheti. Claudia, ti aspettiamo di entrare in diretta con noi. Vi volevo ricordare intanto il nostro concorso a fine di questo mese, il mese di novembre. Ciao Claudia, e Ciao a tutti. bentornata qui nel nostro salotto qui a Lecco. Tu sei a A Milano. Milano, sì. Esatto. Ecco, la squadra completa, la squadra Iris. Come sei bella! Oggi Ti parliamo di piace? accessori. Parliamo di accessori senza averci organizzato, ci siamo messi le tonalità di Ah, rosso. sì. No, Che oro? Sì, oggi è un po', diciamo, un vintage questo Questo look, look. magari idoneo per le feste natalizie. Hai visto cosa mi sono preparato? Prima l'ho fatto vedere nella nostra puntata con la nostra inviata direttamente dalla Spagna, perché tu ci devi anche tu preparare delle proposte di uno del nostro marchio importante, il nostro sponsor, che lo vogliamo dire, è Christian Lai. Sì, Vero Claudia? assolutamente. Un secondo Abbiamo dei solo. problemi con la telecamera? Ah, a posto, scusatemi. Cioè, problemi tecnici, è normale, ci sta, È giusto? normale, siamo È in normale. Sì, poi lockdown, siamo in noi qui al diretta. Lago di Como, tu a Siamo in Milano, diretta. quindi La diretta fa sempre scherzi, vero? assolutamente, ma noi trattiamo di dare il nostro meglio. Vogliamo vedere cosa ci hai preparato, Claudia. Tu sei un esperto di beauty e più che altro dei accessori. Non per niente abbiamo voluto la tua testimonianza oggi, era il soggetto opportuno, no? E quindi vogliamo sentirti. Vediamo cosa ci prepara Claudia Sigheti per queste feste natalizie. Anche se lo facciamo online va benissimo. Per Natale, cioè, allora, innanzitutto bisogna capire che ci sono varie cose perché ognuno ha il suo stile, Irina, dobbiamo dircelo. Certo, Assolutamente, l'abbiamo tutti noi. sempre detto. Prima ci dobbiamo identificare il nostro stile. Non è detto che per forza sia rosso, assolutamente, perché ognuno può indossare quello che gli pare piace. Come ho visto prima la tua diretta, guarda, ho aggiunto un tocco di una spilletta, hai visto che Vedi? bella? Noi non ci Sì. parliamo, lo dobbiamo dire, non ci Non ho siamo parlato sentiti. al telefono. Assolutamente, ho voluto aggiungere. Io oggi vi presento i miei gioielli che non sono del tutto Christian Lai, però maggior parte di loro sono Christian Lai, cioè alcuni sono altri brand, perché a me piace molto le cose particolari, quindi dobbiamo dire. Diversificare, quindi non Esatto. necessariamente No, no, diamo. no, no, assolutamente. Vi do un esempio, a me piace tantissimo questa collana. Questa potrebbe andare molto Bellissima, bene, molto bene. molto bon ton, io qui ho due accessori che potrebbero andare benissimo, vi ricordate i guanti della nonna che potrebbero andare Ah, benissimo con, bellissimi. con la tua collana, come perché no, anche la Sì. E nostra borsa gioiello, possiamo dire, che anche potrebbe questo andare anello gioiello, bellissimo, benissimo, che sta bene bellissimo. abbinato, anche se non fa parte della stessa linea, ok? Però è un gioiello che può essere abbinato per Natale, Quindi diciamo. diciamolo che un'altra regola importante è di avere stessi materiali e È molto stesso importante. colore. Quindi Come l'accessorio è molto braccialetto, importante. così un braccialetto per Natale che possa essere abbinato. Bellissimo, Eventualmente, bellissimo. questo braccialetto lo possiamo indossare con una cosa molto semplice: utilizziamo soltanto gli orecchini e niente Sì. collana, cioè magari un vestito che abbia un collo più alto piuttosto. E niente, cioè un pendente, un gioiello, cioè posso mettere eventualmente un gioiello, cioè La tua proposta sarebbe orecchino. quella di utilizzare anche un solo orecchino, visto che stiamo parlando Sì, di sì. questo oversize, quindi molto Allora, grandi, molto possiamo mettere vistosi. assolutamente un orecchino pendente e uno piccolo, ma
con i capelli raccolti, naturalmente. Certo, perché così esce in evidenza. Diciamo che il mio look non sarebbe idoneo No, per naturalmente. proporre questi orecchini, ecco. Esatto, in più Irina, con questo braccialetto potrebbe andare bene, tipo un orecchino, ti faccio vedere che ho praticamente questi orecchini pendenti molto fini che possono essere abbinati, come notate, e Bellissimo, sono i sono degli strass. strass, Sono giusto? strass semplicissimi, leggerissimi, va bene per tutti i tipi di idee, cioè per tutti. Oppure se tu vuoi dare un colore al tuo look, o Sì. eventualmente per staccare un po', abbiamo questo pappagallo. Bellissimo, bellissimo. Pendente. Questi sono veramente dei orecchini di ultima tendenza, lo dobbiamo dire. Nuova pendenza, esatto, Irina. Vedi, questa è la goccia alla base. E poi abbiamo, cioè, con il cristallo verde. Certo. Bellissimo. Questo è, Io cioè, secondo. invece vi propongo una collana molto attaccata al collo, che potrebbe andare bene con tutte queste proposte. Quindi è sempre loro il protagonista di questa stagione fredda e ci accompagnerà fino alla nostra primavera, speriamo, senza È Covid. Questo bellissima, Irina. lo auguriamo. È bellissima, veramente splendida, con nero sotto la base. Com'è? No, è tutta oro, è tutta oro. Ah, Non so ok. quanto si vede bene. Si vede Invece, abbastanza ho bene. anche una proposta, magari per più da ufficio, se lo vogliamo. Un altro dettaglio che a me piace particolarmente. Adesso ve lo faccio vedere anche come l'ho creato, che sarebbe questo. Wow, bellissimo, Irina. Se Mamma, che bello. sembra un collarino, no? Lui in realtà ha una base, una sua base, che io ho potuto lavorarci per arrivare a questo finale. E È veramente anche applicarla bellissimo. sulla camicia bianca, se lo Sì, vogliamo, sì, sì. o anche una camicia che non, no, una maglietta che non ha tanta importanza, no? Molto semplice. Queste meravigliose collane fanno veramente la Differenza. differenza. Qui, magari nel mio sfondo, nel mio background, non è un'immagine, ma è una realtà. Qui ho preparato altri manecchini, magari anche con i fiori, per chi ama i dettagli dei fiori, Bellissimo. anche con il rosa vintage, che sono altre tendenze di questa stagione. Quindi ce l'abbiamo per tutti i gusti, basta solo Allora, di scegliere quello adatto. infatti volevo presentarvi questa collana che è molto bella. Bellissimo. Con È molto l'orecchino colorata, vero? Io sì, non la qual è la vedo molto bene. Vi spiego brevemente come è fatta. Queste sono Sì. praticamente dei zirconi e con Sì. la resina, cioè praticamente questa è una resina, un materiale resina in Ma è basso. fantastico, sembra E il proprio materiale è un bronzo, ok? sembra proprio un diamante, cioè fantastico. Lo dobbiamo dire che il zircone è una delle poche o l'unico, giusto, che tu Sì. lo puoi imitare il diamante. Quindi per chi non Esatto, è l'unico, è che non l'unico. ti può permettere i veri diamanti, si può prendere un zircone. Qui la Claudia ci ha sempre imparato che il zircone è un materiale, anche non solo la qualità, no? Anche l'aspetto finale, no? L'aspetto, la bellezza, ma anche il contenuto del prezzo, è vero, Claudia? Quindi i Il prezzi sono prezzo molto competitivi. è più contenuto, ma in più se lo trovate in Christian Lai, praticamente è un prodotto che va a costare molto meno rispetto anche al Swarovski, diciamo. Questa è una collana con zirconi. Zirconi e argento, Bellissimo, è veramente argento. sembrano delle collane proprio quelle da È argento. principessa. E questo è esatto, ha un valore di 300 euro circa questo qua, perché è veramente lavorato a mano. Ogni cristallo, non so se lo notate all'interno, vi faccio vedere.
praticamente dintorno a ogni cristallo che è emesso e sono dei zirconi interni incastonati all'interno di questo tipo. Fantastico, Quindi è molto, bellissimo. molto elaborato, quindi naturalmente ha una luce splendida, vi devo Non dire. potevo non osservare anche il make-up che la Claudia l'ha eseguito per oggi, bellissimo. Mi E sono poi legata i capelli, la colpa perché naturalmente devo farvi vedere le collane come mi stanno ed è giusto che vi faccio vedere, giustamente, non il mio colore dei capelli, ma tanto di più i gioielli, che è la cosa più importante, il tema della serata, giusto Irina? E giusto? poi volevo farvi vedere che è molto molto bello questa collana, molto fine, chi può piacere. È una collana Bellissimo. semplice, va bene con tutti i colori, come vedi abbiamo un colore, questa è placata in oro, ok, placata in oro, Ma è è fantastica. molto semplice, può Questa è essere... sempre dalla serie con le solite magliette bianche, nere, Bravo, grigie, quindi quei colori, no? ovunque, Neutri. C'è una collana esatto. del genere, salva tutto il look, va benissimo anche Con abbinata a tutto, un con tutto, jeans e o in un più, pantalone a Irina. sigaretta con un stiletto che può essere anche colorato, cioè mi viene da, Sì. vi ricordate la mia scarpa rossa? Cioè veramente è fantastico. O possiamo utilizzare non solo il rosso, ce l'abbiamo il verde, fammi vedere, È il verde, verde, abbiamo viola, l'arancione, cioè viola, tutti i colori, questo è un nero. altro. È un'altra lezione, una lezione di come dobbiamo scegliere l'abbinamento dei colori giusti. Fate attenzione che ogni materiale, ogni tessuto, come anche ogni gioiello, lui ha varie sfumature di colori. Tu per non sbagliare, cosa fai? Lo analizzi bene e qualsiasi sfumatura di colore che tu te lo trovi nel tessuto, piuttosto Esatto. nel gioiello, tu non puoi sbagliare. Assolutamente, Esatto. questa è una delle domande classiche che me la mettono veramente in tantissime persone. Irina, poi in più ci sono vari tipi di oro, placature che vogliamo vedere sul placcato oro Certo. o placcato oro rosato e varie placature che vari colori, cioè più bianco, Certo. più oro, più scuro, vari colori, quindi varie Vi ho tendenze. preparato anche un'altra tipologia di orecchini, sempre stiamo parlando di Mamma, che rosso e belli! oro, e visto che sono adatti Bellissimi. per le feste, mi sembravano idonei. Vi volevo far vedere anche un'altra collana, che questa è Crystal Light, cioè giusto Vediamo. per, non solo la Claudia ce l'ha, molto Sì. importante, Molto come si importante, vede. se le vogliamo. Adesso vanno tantissimo di Quindi moda, ma indossata con i nostri ormai orecchini, anche se me possiamo lo vedere gli chiedete, orecchini io li completi sceglierei con le spezzati, o la collana o gli orecchini. Vi come si diceva ricordate la prima. regola di non essere molto esagerati, no? Quindi magari con questi va benissimo questa collana, come gli orecchini, anche se c'è il collo alto, va benissimo, bellissimo, siamo andati sul blu. Ottimo, troppo belli, belli davvero, Ti Claudia. piace? Sì, con questo potrebbe essere abbinato, Irina. Certo, naturalmente è un trucco. Questo è un mio fermacapelli che l'ho acquistato in giro per i miei negozi preferiti a Milano ed è adorabile. Io l'adoro. Questo è un gioiello, un fermacapelli, come Sì, tra l'altro notate, la tendenza blu. direi che dell'intero anno è stato proposto, no, Sì, questi sì, sì. fermacapelli per varie colori, anche con gli strass, piuttosto anche con le perle. Ecco, vediamo Infatti, se trovo, vi con le trovo dei perle esempi. ce li ho anch'io con le perle, ti li faccio vedere. Molto belli, due, tre tipi diversi come Anche nomi. per me la stessa cosa, adesso ve li stavo preparando anch'io. Vedi? Ecco, ho trovato proprio i tre formati. Siccome io non li posso indossare adesso perché ho il capello riccio, ma veramente si possono scegliere anche solo con le perline, anche molto fini, come piuttosto quelle un po' più imponenti, se li vogliamo. Sì, Dipende, è tutto dai io ce li gusti. ho così, Irina, guardali. Fantastici, bellissimo. Io adoro le perle, cioè per me le perle si utilizzano.
Questa poi è la regola anche in spiaggia, anche con i tacchi, anche quando andate in palestra, anche quando cucinate, le perle vanno sempre. Esatto, queste sono le perle di Maiorca, sono perle naturali, quindi del Christian Lai. Hanno una garanzia tutta la vita perché sono, guardi, guarda come vengono vendute in questa maniera qui, vengono vendute. Bellissimo. Vi volevo far vedere un'altra collana. Questa è vintage, vintage ma anche personalizzabile. Ci sono tutti questi dettagli che si possono applicare o togliere, dipende dai gusti. Wow. Ma questa è una collana che è detta dai 1800. Mamma mia! Quindi, ragazze, cosa vi ho detto? Andate a fare questa pulizia nei armadi delle vostre nonne, delle vostre zie. Fantastico. Questo è anni 20, anni 30, no? Il Charleston. Bellissimo, Claudia. Fantastico. Ti piace? Va benissimo anche per i capelli corti, come anche per i capelli lunghi. Veramente possiamo... Questo è stato un bellissimo lavoro fatto da una mia amica che l'ha lavorato a mano. Si vede tutto lavorato a mano. Tutto. Quindi è molto bello, ha delle perline madreperla all'interno. E le handmade, certo. Sì, 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 tutto molto bello. Devo dire che è un cerchietto a gioiello. Mi piace tantissimo questo cerchietto, innanzitutto per la tua fisionomia facciale, ti sta benissimo, tu c'hai un capello molto lungo, sì. Ma abbinato proprio con questo orecchino molto colorato, fa da contrasto, no? Lì ce l'avevamo delle tonalità di marrone, giusto? Caffè, sì, esatto, con latte, esatto, esatto. È marrone e dorato, Irina, come noti, dorato. Esatto, anche con i colori dorati, ma tra l'altro per quella... Per quel periodo diciamo che era ottimale, non si trovavano i colori nei anni 20, nei anni 30, sì, anche, sì, anche le fotografie, piuttosto anche i video, avevano, sembravano bruciati, avevano quella tonalità anche un po' di verdacchio, se lo vogliamo, no? Perché esatto. Era tutto boemo, tutto romantico, per non dire che c'era la guerra, quindi era anche normale. Quindi questi piccoli dettagli in oro, ma diciamo che il caffè latte lo troviamo sempre in quei anni, per chi sono magari amanti di quei anni. Cosa mi fai vedere lì? Fantastico! Questo è praticamente un ago che si mette, ago spillo per i capelli, che può abbellire, è molto vintage. Bellissimo, è una chicca questa! Esatto! Degli anni 30 che si usavano, se ti ricordi. Sì, è bellissimo, molto bello. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa molto carina, sempre un handmade, molto simile no, a quei anni che si utilizzavano sulla testa. Vediamo se riesco a appoggiarlo. Fatti vedere meglio, Irina, ti noto. Brava, così. Ah, bellissimo, che bel tessuto. E ti aiutano sempre. Il mio, evidentemente, il mio evidentemente è molto colorato, sì. Ma cioè è tutto da scegliere, no? Dipende dai vostri gusti. Potete, io non c'ho da farvi vedere sul nero perché non fa parte del mio stile, ma neanche non creo delle cose sul nero. No, questo è favoloso, cioè veramente favoloso. Guarda la tua faccia subito come prende un altro colore. È vero? Allora, siccome io conosco la Claudia, i suoi occhi sono verdi, ma devo dire che questo colore li mette ancora in evidenza, ancora di più, il colore dei suoi occhi. Quindi fantastico, ottima, ottima scelta. Però qui abbinerei un orecchino a goccia piccolino, non molto. Come possiamo non mettere niente, come abbiamo detto? Perché... Sì. Non dobbiamo esagerare, la regola era questa. Sì, però dipende, magari sai, se il capello raccolto... Dei gusti di ciascuno, certo. Per esempio, io preferisco di mettere eventualmente un qualcosa di piccolo, no? Molto, non molto invadente. Come lo noti, sta certo. Molto ben abbinato. Ti piace? È bellissimo, sì, è bellissimo. E con questo io utilizzerei una...
borsettina piccola con un bel vestito nero e siamo a posto. Siamo a posto, ma direi che con una collana del genere, con tutti quei Swarovski talmente colorati, opulenti, fantastico. Fantastico. Quindi anche se ce l'avete ancora un vostro abito nero, che neanche non lo utilizzate, va benissimo, basta solo di trovare questi accessori esatto. molto colorati. Ecco l'importanza degli accessori, come anche del trucco. Assolutamente. Il trucco è assolutamente molto importante. Dobbiamo identificare come lo troviamo, il nostro stile, con riguardo all'abbigliamento. Dobbiamo fare la stessa cosa anche nella scelta dei prodotti beauty. Claudia, più esperta di me nella materia, poi avremo anche altri invitati questa serata. Oggi una giornata dedicata al beauty, agli accessori, e non solo per le donne, anche per il maschio. Dobbiamo dire che anche i maschi hanno dei accessori importanti, come può essere la cravatta, no, che è più diffusa, o magari il papillon, perché anche no? un braccialetto, perché ci sono dei uomini che utilizzano anche un braccialetto per gli accessori. Esatto. O anche l'orologio, che è molto importante, molto l'orologio importante per il maschio. Assolutamente. Ecco, la unica cosa che Iris la boccia con riguardo agli accessori per i maschi, poi evidentemente ci sono sono gusti e gusti, sì, ma è molto importante di non utilizzare gli anelli, ragazzi. Quindi gli anelli sono proprio bocciati, non li utilizzate. Lo so che magari c'è il genere più rock, se lo vogliamo lì lo posso anche accettare, ma evidentemente cercate dei gioielli di buon gusto, è molto importante questo. Non mettete delle cose magari che li trovate sul mercato aperto per essere diplomatica. Ti piace questo orecchino? Anche questi, favolosi. E blu, ok, quindi sempre blu, ritagliamo. Però per Natale potrebbe andare bene, Irina, anche un colore tipo andiamo sul rosso, se vogliamo dire. Quindi un rosso che potrebbe essere tipo un orecchino pendente, tipo questo qua. Finché ti prepari tu, volevo far vedere che magari anche per le amanti del sport, se lo vogliamo, ma perché no, anche per le più giovane, perché no, anche loro devono essere sempre messe a posto. Io propongo queste tipologie di collane, di quello che si utilizzava una volta negli anni 90, se le vogliamo, adesso vanno tantissimo di moda. Siccome la frange si può creare e lo possiamo avere addirittura anche con l'oro, visto che l'oro è anche fa tendenza, direi che questo è un accessorio, non ti serve altro. Non hai bisogno di anelli, non hai bisogno di assolutamente niente. Possono essere abbinati con i tuoi, mi piacciono tantissimi, bravissima. Allora, volevo farvi vedere questi nuovi orecchini che me li sono presi, ultimi che sono entrati nella mia collezione, ok? Irina, praticamente sono un cerchietto placato in oro con questo piccolo dettaglio che sarebbe la rosa bianca con la frangetta in basso blu. Un blu scuro, ok. Bellissimo. Quindi, il blu dobbiamo dire che è uno delle tendenze, no? Dei colori, Irina, di quest'anno. Penso che sta molto bene. Come bellissimo. Orecchie. Io direi che va benissimo con la mia tipologia di collana, anche per le più giovane, non solo anche per le più giovani. Io dico che va benissimo. Sì, esatto, hai ragione. Sono d'accordo con te. Invece sugli orologi, per giorno di Natale, proprio la vigilia, se vogliamo dire, io potrei mettere le frange. Questo è un handmade, ok? È fatto a mano, con un po' di lavoro a mano, si può fare anche noi in casa, lo possiamo creare, una roba del genere. Però va messo alla base del collo. È bellissimo. Ci sono magari persone che non hanno un collo molto bello per varie problematiche anche di salute, magari hanno la clavicola, non lo so. Ma questo la nasconde, questo modello nasconde quel difetto. Esatto, questo che volevo dire, che questa è una tipologia di collana che si utilizza proprio per questo, evidentemente. Per nascondere. Dobbiamo avere una bella scolatura, non esagerata, ma comunque deve essere abbastanza...
abbastanza, anzi direi che la misura non è giusta per la maglietta di Claudia, deve essere No. più sforata ancora Sì, per per vedersi. fare l'effetto, perché anche il tuo collo, c'è cioè un bel collo, quindi la scollatura è accettata anche molto più in basso, ecco. Invece volevo farti vedere i miei orecchini preferiti, che sarebbe questi, con la giada. Bellissimo, bellissimo. Io Anche adoro te, Claudia, fare tutto colore. Ecco, e anche colore. Io non voglio io. qualsiasi colore, 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 perché già le nostre giornate sono un po' buie, quindi È diciamo la vero, quindi un verità. po' di colore, ma diciamola tutta, l'accessorio più importante è il nostro sorriso, Ah, vero? beh, Quindi quando vi assolutamente. svegliate, dopo la solita toilette che uno se la fa e magari si beve anche il caffè, e trattiamo di organizzarti la giornata, no? Di cominciare la giornata, fatevi un bel sorriso a voi stessi, per poi scegliere anche l'outfit giusto, perché lo dobbiamo dire che i colori ci stanno influenzando il nostro stato di umore, quindi essendo anche a casa in questa situazione, noi vi consigliamo vivamente di utilizzare i colori in tutto quanto, anche la vostra tazza di caffè, se magari è bianca o nera o grigio o marrone, cancelliamola, prendiamo quelli, ve li consiglio io che non sono una grande amante del cartone animato perché non fa del mio gusto, ma scegliete quella perché così vi darà anche un sorriso, garantito risultato. Ti piace, Irina, la mia collana? Questa Bellissimo, anche qui una, è un tutta colorata? arcobaleno, Sì, è proprio un esatto. arcobaleno, giusto? Questa è molto vintage, ti devo dire. Quindi è stata una collana della mamma di una mia amica che è venuta a mancare qualche anno fa, ma era nuova di zecca. L'aveva ricevuto come regalo da ragazza. L'ha trovata in mezzo ai cassetti e nelle sue cose, quindi mia amica non lo usava e sapeva che era mio Quindi stile, vedete che e me non l'ha si sa regalato. mai, fate questa pulizia, Tieni questo presente che cardinale. questa qua ha una chiusura, guardala com'è, cioè proprio di questo vecchio stile, Fantastico, tipo Coco bellissimo. Chanel, ok? È fatta Bellissimo. molto, Questa è ha una uno stile. collana per quella tipologia di chiusura, lo potresti utilizzare anche di vedersi proprio la chiusura, non solo nella parte. No, appunto del gioiello, no? Anche magari così lasciata. Anche no, farti notare, brava, esatto, così, Esatto. perché è molto bella, Bellissimo. devo dire, quindi è bellissima, quindi è un bellissimo gioiello. E volevo farti vedere anche questa collana che è molto, molto bella, quindi ti piace? Favolosa. Questa merita un applauso. L'adoro, l'adoro, è troppo bella. Allora, una collana che veramente non gli serve altro, veramente non hai bisogno di mettere nessun altro accessorio a parte il tuo sorriso. Veramente brava, brava. Ecco, Mi bellissima piace. Claudia, bellissima scelta. Cosa dire? È ottimo. E si Volevo abbina farti vedere. tantissimo anche con Sì. Esatto, il tuo make-up. stavolta l'ho azzeccata con questa collana, devo dire. Poi sapevo che ti poteva piacere perché è un po' tuo stile. Invece va abbinato anche un orologio, naturalmente, no? Visto che parliamo di accessori moda. Questo è un Certo. gioiello oro con il verde verdicchio, quindi possiamo abbinarlo con questo. Oppure, cioè, questo è uno dei orologi. Ma volevo farti vedere anche questa cosa che è molto bella. È un copri. Questo è praticamente un scaldacollo gioiello. Bellissimo. Ecco, Colore, anche il scaldacollo questo è un adesso colore. diventa un gioiello. Un scaldacollo che lo puoi utilizzare. Metti caso ti manca la mascherina, poi hai la mascherina, lo metti anche sopra. Quindi così, quando vai in giro, anche così, Bellissimo, ok? bellissimo. Ottima Così. scelta, Claudia, bravissima. Va messo anche nei capelli, volendo, cioè per coprirsi la testa, o così come la sciarpa. In vari modi lo puoi utilizzare, quindi è molto bello. E poi soprattutto il colore che ha all'interno, se tu noti, è un rosa anticato, lo vedi? Con Certo. argento, pagliette Ti volevo argento. far vedere un'altra,
un altro pezzo handmade, visto che eravamo in, no, in, su questo soggetto, sì. Evidentemente è tutto ricamato a mano, il colore è lavanda, ok? Wow. Che lo possiamo utilizzare anche giustamente per i capelli, così come le abbiamo visto le altre proposte, perché sì. No, si può utilizzare anche al collo, perché lui c'ha sempre il dettaglio, no, di tutti i gioielli, che sono tutti ricamati a mano. Devo dire che è stato un lavoraccio, ma un accessorio veramente che è molto importante. Perché no, lo possiamo utilizzare anche così al polso. Esatto. Lo possiamo utilizzare anche come centurina, no? Magari nei... in certi abiti che abbiamo bisogno di mettere, di dare un punto luce. Quindi sono dei pezzi fatti a mano che si possono utilizzare in qualsiasi occasione. Quindi è molto importante questa cosa. Guarda Elina, io ho praticamente questo tipo di diciamo che lì può essere una collana. È seta, giusto? Io vedo la seta lì, vero? È seta. Brava. Fatta a mano, anche questo, una rosa. Posso utilizzarlo come un gioiello, che è al collo. Sì. Oppure va utilizzato nei capelli, perché ha un elastico qua, e lo posso utilizzare nei capelli. Così sembra la no... Approfitto comunque, Claudia, perdonami che ti interrompo, perché volevo sì. ricordare al nostro pubblico che al fine sì. di questo mese, il mese di novembre, sceglieremo il grande vincitore dei nostri followers, dove abbiamo preparato tantissimi regali per voi. Sì. Basta solo di seguire le nostre pagine, specialmente quella della moda, cioè Iris by Irina Tirrea, qui dove realizziamo questo live. Seguiteci, portaci anche altri 5 dei tuoi amici, guarda sempre gli ultimi post della nostra pagina, e al finale di questo mese di novembre sceglieremo il grande vincitore Iris, quindi non dovete mancare nessuna puntata delle nostre pillole di moda. Mi raccomando, non mancate. Bellissimo. Allora, questo è un scaldacollo, ho recuperato, come ben sai che sono una amante di recupero. Adesso sono in casa, mi sono incanita di creare delle cose, visto che sono chiusa a Milano, e purtroppo noi a Milano siamo in una situazione non molto bella, dobbiamo dirla. Quindi noi siamo in zona rossa e non possiamo uscire di casa. Guarda qui cosa ti ho preparato. Ma che bello, che colore bello, però questo è bellissimo. Cioè, allora, visto che eravamo in tema, però mi raccomando ragazze, non è assolutamente il pelo vero, perché noi siamo grandi amanti dei esatto, animali, assolutamente. E questi peluche, io li chiamo così, peluche, noi le pellicce noi le possiamo realizzare anche con delle cose ecologiche. Guardate qui, questo sarebbe il mio collo, che diventa anche un collo. Che bello! Io che lo pongo sempre con una pochette. Io ho... non poteva mancare, però devo dire che lo puoi utilizzare in vari modi. A questo punto, anche per i capelli lo possiamo utilizzare. Bellissimo, Irina. Guarda, la bocca potrebbe andarti bene. Hai visto? No, non è possibile, davvero. Vi giuriamo che noi non parliamo, non sappiamo niente, assolutamente. Guarda, ma ormai il pubblico mi conosce, che da me va tutto così, tutto in live. Esatto. Anche volendo non riesco a preparare le puntate prima, quindi vengono così spontanee come li vedete. Noi trattiamo sempre di portarvi delle informazioni utili innanzitutto, scusatemi i capelli, sì, assolutamente. a fur di cambiare sempre i vari accessori, si sono disordinati, però devo dire che questi cerchietti meravigliosi di vari materiali, vari colori,
sono per tutti i gusti e veramente vi aiutano in qualsiasi momento. Bellissimo, grande carina, molto bon ton, devo dire, molto bon ton. Ecco, anche una tonalità molto più, diciamo che questa è più idonea per andare in ufficio. Esatto, o se no, visto che siamo in online, anche quando facciamo i nostri interventi con i colleghi, con i capi, con i clienti, perché no? Quindi ci aiuta di dare questa tonalità. Volevo forse vedere l'orologio? Sì. Christian Lai è un nuovo orologio, un rosato anticato con placatura in oro rosa. È molto bellissimo. Bello, perché come noti... Questa è l'ultima tendenza. Sì, questa è l'ultima tendenza che la propone Christian Lai, giusto? Esatto, esatto, ed è un orologio fantastico. E poi in più è resistente all'acqua, quindi è schizzi d'acqua per fare la doccia, ha varie funzionalità e hanno anche la garanzia. Sì, è fatto a stagioni. Ha 2 anni di garanzia, quindi stiamo parlando di un prodotto ottimo. Quindi io vi consiglio, se avete bisogno di me, io sono a vostra disposizione assolutamente, per qualsiasi cosa scrivetemi in privato, quindi io sono anche una consulente di immagine, quindi vi posso anche aiutare a fare questo. Anche per Natale. Vogliamo salutare la nostra Giulietta Cartoon, perché lei deve andare a lavoro e li ringraziamo che è stata presente con la mia noi. Amica, ricordiamo. Ciao tesoro, ciao. E ricordiamo per chi vuole scriverci, lo può fare anche qui in diretta, noi siamo a disposizione per darvi consigli e non solo, evidentemente pertinenti, mi raccomando ragazzi, al nostro soggetto. Se no, potete scriverci anche una mail direttamente nella nostra redazione di irispress.tv@gmail.com, a disposizione sempre, prometto che rispondo a tutti quanti. Ecco, bravissima Claudia. Ciao Laura, bellissimo, fammi vedere cosa hai organizzato lì. Allora, questa è una borsa che l'ho utilizzo così, cioè lo metto sul braccio, ma io vado a abbinarli con i miei stivaletti che li ho abbelliti con questo Swarovski. Bellissimo, bellissimo, brava Claudia, brava Claudia. Quindi anche una proposta un po' più sport. Esatto. Perché no, non solo sport, anche trendy, dipende come abbiniamo tutti gli accessori. Sopra. Ciao Laura! Ciao! Laura, mandaci la tua proposta, cosa vuoi sapere? Noi ti rispondiamo adesso live. Mi raccomando! Ragazze, io vi aspetto in tante! Assolutamente! Claudia, vogliamo ricordare anche l'iscrizione alla nostra Accademia dello Stile Iris, che le iscrizioni sono ancora aperte per i vari corsi che si vogliono svolgere, non solo nel mondo della moda, anche come consulenza di immagine, anche come shopping, personal shopper, perché no, per il modeling, per i ragazzi che si vogliono preparare specialmente per le prossime sfilate, le prossime settimane della moda. Speriamo che 2021 ci riporterà nella nostra vita mondana fashion che eravamo abituati, se no comunque sia ci sono tante tecniche nuove che assolutamente vi dovete aggiornare, anche per chi e magari lo si vuole aggiornare da questo punto di vista, ma perché no, ci sono tanti corsi anche sulla comunicazione, il marketing, anche sull'arte, veramente tantissime novità, quindi voi iscrivetevi, che noi siamo ancora aperti, siccome ce l'avevamo tantissime richieste e si sanno che i corsi da noi sono personalizzati, quindi diamo la disponibilità ancora a chi si vuole iscrivere. Basta solo di iscriverci la vostra richiesta del nostro indirizzo irispress.tv@gmail.com, anche direttamente sul nostro sito Iris by Irina Tirde, perché no, su tutti i nostri social, vero Claudia, che si trovate dappertutto, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, siamo dappertutto, quindi è impossibile di non trovare il team Iris sempre a disposizione per voi anche in questa situazione drammatica, che trattiamo sempre di portarvi informazioni di qualità, quindi sono sempre quelle reali, non le fake news,
informazioni del vostro interesse, anche personale come anche professionale, ma perché no, anche di divertirci. Un sorriso sempre accanto a voi. Claudia, cosa stai preparando lì? Allora, ti ho preparato un braccialetto molto bello. Questa bellissimo. È la novità che tu non l'hai mai vista. Oggi la parola chiave è blu. Blu. La parola chiave è blu, giusto? Però abbiamo anche questo, praticamente questo abbinamento di parure, orecchino e il anello, che è molto bello. E praticamente bellissimo. Un rodio, argento placato in rodio, cioè argento placato in rodio. Rodio è un materiale che aiuta molto a rimanere intatto, non cambia colore, rimane argento, punto. Protegge bellissimo. Bene l'argento. Visto che eravamo in tema, sì. Vi volevo far vedere anche la proposta Iris, wow. Quella che la stiamo realizzando proprio noi. Per me è stata la scelta del... È stata questa scelta, ma perché la mia pietra porta fortuna, io sono un gemelli, quindi ricordo che ogni segno zodiacale, a prescindere dai gusti, ma ogni segno zodiacale ha le sue pietre preziose che li porta, un talismano, no? Una porta fortuna, esatto. Se lo vogliamo. Anche il materiale è molto importante, che ci influisce sul nostro stato di umore, sulla nostra... grado della tensione è molto importante. Ci sono persone che magari l'oro piuttosto l'argento non riescono a indossarlo. È vero. Ricordiamo che è molto importante anche questo. Ci sono dei certi materiali, certi accessori che noi realizziamo proprio con dei scampoli che magari ci rimangono, no? Dalle varie nostre creazioni, vero Claudia? E noi faremo vedere, vi faccio vedere le puntate quello che possiamo realizzare fatto proprio a mano da noi, dalla Claudia e Iris. Fammi vedere cosa hai preparato lì per i capelli. Questo è praticamente, vi spiego, io mi sono regalata un paio di pantaloni. Ho fatto l'orlo dei pantaloni, mi sono fatto fare l'orlo, che non lo sapevo fare io, però dopo mi sono comprata una macchina a cucire e l'ho fatto io in seguito. Praticamente questa è la rimanenza dei pantaloni. Cosa ho detto? Non vado a buttare via il scampolo del non si orlo. Butta niente, quindi allora nel lockdown restyling di tutto. Esatto, e poi vado a legare i capelli, oppure lo uso come sciarpa al collo, c'è un fiocchettino tipo al collo che va bene invece di gioiello, mettiamo. Quindi in realtà il formato lo possiamo adattare in base a quello che a noi piace, certo. Va benissimo per esempio su questa maglietta perché è scolata, perché no, se è a collo lungo lo possiamo fare tipo la cravatta, perché esatto, c'è no, il spirito un po' più maschile, assolutamente bellissimo, sembra il pin-up degli anni 50, esatto. Esatto. Una versione di Marilyn Monroe, esatto, esatto. Sei dei secondi che devo finire la bella Claudia tra le pentole, però sempre con stile pin-up anni 50. Fantastico, bravissima Claudia. Vi volevo far vedere un'altra tipologia di collana realizzata a mano, tutti i materiali riciclabili. Qui ce l'abbiamo un cotone rosa vintage, wow. Ok, per chi non riesce molto bene a vederlo, questa parte è stata abbellita, se lo vogliamo, con delle varie rimanenze, delle perline, piuttosto la seta, perché no, puoi mettere veramente tutto quello che tu consideri opportuno o che ce l'hai a casa. Io l'ho abbinati nero con rosa vintage per arrivare a questa versione. Wow. Va benissimo anche su una tuta, la nostra famosa tuta haute couture, se vi piace. No, salutiamo di nuovo anche i ultimi arrivati adesso in puntata e salutiamo anche la nostra Claudia Bonsignore, che l'aspettiamo che entri a breve in diretta, perché è un esperto di beauty, quindi dobbiamo parlare con gli esperti, la nostra testimonianza per stasera.
Coda, ci hai preparato ancora qualcosa? Salutiamo anche sì. Luca, il nostro Luca Donzelli. Il nostro futuro? Il nostro futuro. Sì. Il nostro futuro modello, esatto. Ma mettiamo tutte le forze in te, Luca. Il nostro futuro modello dell'Accademia Iris. Presto. Assolutamente. Claudia, ci vuoi far vedere altro? Sì, volevo farvi vedere una porta telefono. Una borsina tracollo? Sì, tracollo. Ok, va abbinato così. Ma è un porta cellulare? Cellulare e hai all'interno anche un scompartimento dove metti il portafoglio piuttosto quando vai in giro. Bellissimo, questo è un ottimo accessorio, specialmente da utilizzare nelle città grandi, no? Dove la vita è molto frenetica, esatto. Devi cambiare sempre i mezzi, piuttosto vai in bicicletta o con il pattino, no? O in moto, direi che monopattino. Però non fate come Claudia di accidentarvi, mi raccomando. Dovete guidare con stile. Magari nelle prossime puntate, Claudia, ci dedichiamo al look, all'outfit apposta per la bicicletta, piuttosto il monopattino, d'accordo? Accetti questa sfida? Sì, la prima, sì, va bene. Ottimo. Assolutamente. Claudia, vogliamo mandare l'ultimo messaggio ai nostri followers? Cosa sì. Ci hai preparato così per il finale? Per il finale volevo farvi vedere due secondi che ce l'ho un po' di cosa. Ah, sì, una tracolla molto bella. Non è una tracolla, praticamente sì, una tracolla. E questo è un pezzo unico, ragazzi, ve lo dico. Bellissimo, stiamo parlando di un vintage Chanel. Fantastico. Originale, molto bello. Particolare, ragazzi, veramente io lo adoro. È stato un mio regalo di compleanno quest'anno, al 40esimo, ragazzi, ve lo dico, una persona molto cara a me. Quindi arrivato ai 40 anni ti devi permettere, devi avere assolutamente un Chanel. Cioè, originale, sì. Chanel. Queste erano le famose repliche di Diavolo Veste Prada della nostra Miranda Prince. Hai bisogno assolutamente di un Chanel, sempre. Esatto, e quindi hai bisogno di un Chanel. Allora, questa è fantastica, devo dirti. Grazie. Grazie mille Claudia, e con questo cosa dire, che il diavolo veste Iris per voi è stato Claudia Zighetti, direttamente la nostra inviata da Milano. Irina Tirrea per voi, non andate via perché a breve ci prepariamo per un altro grande invitato, perché continuiamo la nostra immersione nei accessori e nel beauty, quindi state qui con noi nel salotto Iris. A presto, ciao! Ciao! Hello to everybody. We are here. These are the coming things from life. We are Iris Prince and Iris here from Italy, and we will speak about fashion, beauty, and accessories with our top model directly from Russia, Daria Alifanova. We are expecting you to enter with us here in live. Daria, if you hear us, we are expecting you to enter here in live with us. Hello, beauty. Hello. How are you? I'm fine. Oh, little do you like my accessories for today? Oh, it's not accessories, it's a small princess. It's a small prince. He is Iris Prince. He is my new baby. Okay. Oh, and so he will nice. Be part of our fashion TV program. As you see, he has also an accessories for today. And is the color yes. of the year. Great, it's, great, great. It's the most fashion addicted baby. Yes, of course. Especially in your hands.
Nice to see you again, Daria, here in our TV channel. Here is TV channel. And we like to speak today about beauty, first of all, because we know you are a beauty addicted, okay? And why not also about accessories? Because are the things that done the difference. Am I right? Yes, exactly. Let me see your outfit for today. You look so nice. I love that earrings. Let me see your colors. It's like orange, right? Blue and white. Yes. This is very, very nice. Asymmetric, especially for today, I use asymmetric accessories. You see? Combination blue, orange, and white. Very nice, very nice. I like it. And it's your dress or it's a top? It's a top. Okay. Yes. This is very nice. Nice color. I must say you choose right because we haven't spoke actually about orange, and this is very nice. The skin, the color of your skin also, with the color of your hair, it's actually wonderful because the red ones doesn't accept orange actually always, but this combination with the spot of blue, I think is fantastic. Very well, Daria. Thank you. I do my best. This is very nice. We will speak also always about fashion, about beauty, about these artistic things, if I might say. But you have to know that Daria is a professional about marketing and communication. Am I right, Daria? Yes. And I think it's better to start from that, just to understand our followers in this moment. What does it mean to be a profession about communication and marketing? And then we will see how can we apply it in fashion, because the beauty is this. Am I right? Yes, exactly. How to say in two words? Marketing is a practice how to make, how to show things from their most beautiful sides, I would say. I think it's most important part of marketing and promotion. So I know about it. I have some experience in this area. This is very nice. Can we explain us how can we develop these skills, these professional skills in fashion? Because as I know, because I am professional too, it's not so easy. Actually, it's most difficult part to doing communication and marketing for fashion. Because let me say in few words, in the other section, maybe it's not so, you don't have to be so creative, first of all. You don't have so many details to think and also to have to see. So it's like mathematics, okay, in the other sector, am I right? But in fashion, you didn't know what is happening, what can change the market. It's very important how to segment your targets, okay? This is very important. So let me see in few words, dear followers. If you don't like our profile, our brand, our image, okay, our outfits, it's actually we choose you, not you choose us. Am I right, Daria? Actually, I think it's common process. It's common process in communication. Similar values, I would say. Similar values. And of course, very important to know how to use a lot of these apps, a lot of programs, a lot of social media,
to promote our values to the people. So that's it's a knowledge. Theory of marketing. How to use Instagram, how to use Facebook and other things to show our values, to spread our values, to communicate with people, to have support from people. Very, very important. Not only creativity, but also not only creativity. Practical things. It has to be a lot of quality, okay? And the way you use it, okay, for us it's very important that we have a lot of information, is the quantity and the quality you do it. This is very important. Yes. But also have the values in the back, okay? Let me give you some example for who maybe doesn't understand what the Iris Academy does with these courses of lessons of style, okay? This is the time to explain the right thing, the difference, okay? For us, it's not important just to do a course that could be not also fashion, as you know. We are not doing on also fashion, modeling, designer, arts, and so on. We are doing also communication, marketing, business, growing, and that's on commercials, and all that elements that can you apply in every sector. And not only for a professional way, also for your personal life. Because the first thing you do is to choose your and find your style, but not also as fashion, okay? It's a lot of psychology, first of all. So our interview with our future student or future clients, we have to spare time a few hours just to understand well the life, the personality, the character, the profession, what he wants to do in life, okay, just to arrive to find the right style and how to apply it, okay, in the personal and professional way. This is the value of our Iris Academy and how the courses, because they are done person to person, so they are personalized. It's a one Very service, important. Okay? This is the difference. We try to do the best for our students as for our clients. It's like designing a dress, okay, or a jewelry. I'm not designing also, but as I love to say, I have to learn style, first of all, because it's important that it's good for you, it's right for you, and you have to have the right attitude, okay, just to dress it. This is in the way for the dress. But as we speak about the courses, it's important to understand the level of the person, because there are many students that arrives for us or clients, okay, that maybe they have a level, a high level. We cannot say that everybody starts, it's a beginner, okay? But that's why we give him the right course, the right level, and try to find the right way to grow this level, okay, for him. This is the difference that we are doing in our academy. And this is a value and the right message that we want to give you, to all of you, okay, to understand. Also, when we are doing this fashion programs on Iris channel, it's this way. We are not just speaking. We are not just doing fashion, okay? It's just to have the responsibility, okay, the right message we give, okay? So it's important not to to allow, okay, the negative vibes in all this situation. This is very important. I think you agree with that, Daria. And if totally you want agree. To say, if you want totally. To say more,
I'm glad if you want to say something else about this idea I was showing you and for the others that are listening to us. I want to say hello to everybody. I know you like my dog, Anthony. Maybe one day you can have it. He's adorable. I know. Now it's sleeping, so I think it's better for him to go to take a nap. But we'll be back with us soon. Daria, if you want to say something, I'm here. Great. I would say that it's perfect idea what you explain now. Very good. That actually it's very personalized courses. Good to know. And I think for our followers and all people who are watching us now, it's also very important. Great, great. So they have the for everybody have the opportunity to subscribe to these courses because they are open in every time, in every hour, in every place in this world, because we are doing in several languages, and because we have this personalized approach, okay, we don't have a problem just to find the right schedule, the right program for him. So we are here, okay? I remember right. You can go in our website. It is by irinatirdea.com or on write an email in irispress.tv around gmail.com and also in all our social media, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. We are everywhere, actually. And not also the page of Daria Alifanova, because she is our brand ambassador from Russia. And if you have questions, I think she will be in our service for this. Am I right, Daria? Of course, with pleasure. Please write me if you have questions. Daria.alifanova. This is nice. I also want to remember to everybody that they are looking to us. We have prepared some gifts for you. We have this contest, if you have seen in these days, actually from this weekend. We started this contest. And at the end of November, we will choose the winner for this contest. So you have to go on the page of Iris by Irina Tirdea. You have to follow and you have to find another five friends just to follow us. Okay. And to write it in the last post. Okay. At the end of November, we will find the right winner, and we have nice gifts for you. And the biggest one, I will give you a course of lessons of style, just free. It's a gift for the winner for this contest. you like it, Daya, right? Participate. Okay. Okay. Really inspiring. This is very nice. I love that everybody agree with this contest and all of these projects, and we will be more. I want to do more for you, but we have to be patient till this lockdown in Italy and everywhere it will be free, and we have the opportunity also to send you the gifts like accessory, like dresses and so on, because in this moment, just yeah, to show them. We will speak about my look because it's very important. I choose it especially for Daya because she asked me something special, and I will tell you about that. So I was telling you, we have this problem just to send the things in every country. We have this problem here in Italy for by now, but we will be free
I think at 3 December, finally, this is the good things. Actually, the things are starting to be better. We have this good news. So we hope that everything will be okay as soon as possible. It arrives also the right medicine for this coronavirus. So these are the good news. Perfect. How is the situation there, Daria? Can you tell us? How is the situation in Russia? Situation is not easy, but we do all what we can. Mm-hmm. And our government, and we move forward for vaccination. So everybody has a hope that soon this situation will be more and more easy for us, for all of us, of course. We've a smile, as we always said, and the hope, a good vibes and good fashion with style, we will pass all this difficult situation. So, we speak about profession, we speak about communication, marketing, and also about these problems that we are living in this moment. But now is the moment for fashion, and especially for beauty. I want to know, and I think our followers too, what are the rules regarding the beauty for a fashion influencer? What you are doing, Daria, to have this beautiful face, beautiful skin, beautiful look? So we expect you to tell us some secrets about that. Of course. Secret number one, not to use back. I think she wants to tell us about I want to tell you the first rule and you arrived. So I will let you. I can repeat if connection was bad. I wanted to tell that first rule is not to use too much intensive colors in your makeup. It's first rule. Everything should be in balance. And second rule is very specific. Second rule is to control how much corrector you put on your skin. Because some ladies, they think the more corrector they put on the face, then better will be result. But it's not true. It's the opposite. Actually, it's the opposite, right? Exactly, because corrector shows all skin problems. So that's two most important things, I would say. It's about if we talk about makeup. I want to say something. I think it's also a manner for the age. Am I right? Because putting such much makeup, actually it's not being younger, it's worse, is the opposite. And I think this is the first problem of the women, actually, because for men, let me say, better they go on the age, they are much better. Am I right? That's true. Everything is okay. But I must say some rules also for men, okay? That they are not doing nothing as cure and clean the nail, okay, first of all. And this is very important, men, also women. So it's the first accessories, is the smile. Mm. So the teeth, it has to be always clean, the nails too. So we have to be, this is the first
accessories for everybody. It's not a matter of fashion, okay? It's to be clean. This is the important thing. Okay. Very important. You receive, I think, also all that selfies or videos, even they are in lockdown, and for women too, they are not shaving, they are not doing all that cleaning things that they are seeing also in selfie, also on video. So you have to pay attention. This is not with style, it's not allowed. Okay. Am I right, Daria, or not? Of course. We will see worst on Hollywood, not only for normal people. Okay. This is true. Okay. I like you to tell us other rules. If we talk about makeup, as I told before, very important colors. Not too much character, and of course, the more adult we become, then more more easy makeup should be. It has to be less, not more. Close to nude type of makeup every day, for day makeup, I would say. So we can remember, maybe just to have an example, okay, the history also in fashion, learn us how to understand the differences, okay, because in the matter of beauty, maybe with clothes, okay, the fashion of clothes and accessory, they was better in the other times, okay, 50s, 60s, 70s, 80s, and so on, okay? But for beauty, actually was worst. And the worst of that was the 80s. The makeup was like a carnival, okay? Everybody was ugly. And men also, they have all that hair everywhere. No, it was awful, okay? So it's the opposite. The industry of beauty and makeup, it was a positive growing, okay? Because now with the new knowledge, new techniques, okay? And we have all these platforms online. 1 year before, we didn't have to do all this, okay? And just to understand what is the right light, the white mood, the fact that in this moment we are seeing just a part of our body, so we have to do the best just to be more beautiful. Yes. So it's changed everything, but we have to take the positive part, okay? So just to be younger, it's not a matter to do the lot of makeup, okay? You have to be more clean, if I might say so. So the important part is this. Am I right, Daria? Of course. Very important everyday care about skin, everyday cream, what you use for your type of skin. Of course. It's very, very important. And if you use makeup, please not too much. Can we give some examples, okay? How can we do a right makeup for example, for you, for your type of skin, and also for the waist, the shape, the colors, just to be younger? I want to just to do these examples. And I will do it for myself, for the curvy part, a blonde way, other colors, other things, because this is the important, okay? We are not the same, so we cannot do the same makeup. We don't have the same routine, okay, or rules for our beauty, right?
Of course, of course. So we can you give me some examples? How can you apply your rules of beauty and makeup just to be more younger? This is the question for yourself. Yeah. Of course. First, what I use, it's a basis for makeup. Of course, special measures to clean and special mm-hmm. bases. Then I use corrector a little, but spread it everywhere, a little to the neck. Do you have the type of your skin? It's not grass, am I right? What is the type of your skin? Type of my skin is combined. More. It's combined, dry. Okay. Mm-hmm. So it's important, this is very important to choose the very right cream. Yes, okay. Skin needs water. Skin needs water, and every makeup it take absorbs water from the skin. So mm-hmm. basis for me it's a must. First what I do. It's a basis. So then corrector according to tone of my skin. I have actually two. One is a bit more darker. Second mm-hmm. is a bit more light. So to put right accents. This is very, very good because the shapes they are very important in this part, okay? And what are the right spots when you have to use more light as more how can I see more dark just to put the right spot in front, okay? Yes. Especially if I plan to work with camera, because camera takes a half of color, mm-hmm. so we need to show face, how to say, more sculpture. Mm-hmm. So we need to put more difference between light and shadows. So in this case, I use two different correctors. And after that, I think it depends on my outfit, of course, on my look. Yeah. I choose colors for my eyes. Mm-hmm. I choose color for my lips. Then I make brows. I prefer natural shape. I don't do it too much again. So finally, I have accents on my brows, on my eyes, on my lips. And of course, it's everything according to my accessories, dress, what I will use for this look. This is very good. This part, it's important too for cleaning, put the right cream, because this part is very important also. And the hands, especially in this, can we say, it's very important with this situation, with a lot of disinfector, a lot of things. We have to use a lot of cream for hands in this period because they are very important. Actually, the things you cannot, how can I say, during the age going so on, okay, the skin of your hands and here are the important parts. Actually, we cannot do nothing because we may be younger as we are dressed, do makeup and so on, but this skin you cannot change it, so it's very important to not forget about them, because they are very important just to care in this period when it's important. Am I right, Daria? Yes, not to forget about hydration of this area, hands. Mm-hmm. This is very, very nice. Thank you, Daria. This is your routine of beauty. For me, actually, is the same thing. The shadows are very, very important, okay? I'm not so beauty as you are, so I have a different spots I have to use, just not to put it in front. I don't have your beautiful nose, for example, so I have to use
the different shadows just to not put it in front, okay? I have green, I've grass skin, so for that I have to use three combinations, also for shadow, also for cream, also for every makeup. So I have difficult problems. the beauty, my beauty routine, it's worst as or not worst, but I have to do more things. Okay. More things, more tasks for everybody. For the curvy one. Okay. But actually are the same steps. Okay. So it's very important to clean, to hydrate your skin, to prepare, to do the basis for the makeup. Mm-hmm. Okay. So to know very well what is your skin, the type of your skin, the period of the year, because it's very important. On summer you do something, on winter we do something else. For me, because I'm blonde and I have also, as you, the skin very, very white, we have to do different things as a person is a black color, okay, or don't have that problem with sun. There are many, many things you have to know just to have a right way for you, the right beauty, okay? Because I think they are not existing ugly women, okay, or ugly men. Only people that are not knowing how to cure their image, okay, and themselves. Yes. This could be only true. Okay, I'm glad you agree with me. And for the other details about accessories, for example, because we were speaking about all these things that are doing the difference in our looks. For you, you choose this because it's right for your outfit. But actually, what are the rules in put your accessories in general. Accessories. Thank you for our followers. They are saying it's a useful information. Thank you very well. And I think it's very useful also for men, not only for women. Yes. Accessories is very important part of every look. It's very, very important which accessories you use. Because like colors, like all style, accessories also can make you look more serious and more adult, of course. And they can make opposite. They can make your look more fresh, more fresh. Or more crazy, more creative, as I was. Okay. Yes. This is an example. What? This is, for me, it was an example. I'm not using this only for television, okay? Only for doing arts and showbiz. But I'm not putting these things or all of these things in my personal life. This is for sure. This was a look just to give you a smile. This was the first thing, okay? It's just to understand that mixing the colors can you give you the right results when you have a black outfit, okay? And the accessories could do the difference. That's why I choose this look. Also, this is how we called a toy boy outfit, okay? So it has that look for men also, okay? So we can put these elements just to have the right outfit, a creative art outfit. And in my case, it's representing Iris, because Iris is colorful, is smiling, always smiling, okay? And has this attitude, as they call me Hitler, as we know.
but it's just to doing fun, not not for other, it's just to doing fun. But also I want to give you the trends for the colors and also for the accessories. For example, as I told you in the other programs of us, not only of Daria, but with other invites, in these moments, these are our best, it's a must, yes, accessories, okay? So yes, we have to have, yes, the mask with style, we have to have the gloves. They are very, very important, this, okay? Another thing is for our hair. This is one example for me, was this thing for my hair that is very, very trendful. Fashion addicted knows that everything with these things for the hair are the must. It's a must for autumn, winter 2020, okay? And this one is for men, okay? So this is not so colorful. I am used to do this, but this is very important for men to have it. Maybe we cannot do red carpet or parties or go to disco, okay? Or casino. I am aware about that, okay? But maybe for Christmas or for the New Year's Eve, even if we have to do the party online, it's a must to have nice things, dress well, have the right outfit, the right smile, always. Always. And the party will be wonderful as well, also in online. You agree, Daria? Of course. Such small things, but they increase mood very good. This is very nice. And the last accessories, this is very important. I will show you. This is my new accessories that I've done it, not only for women, also for men. And this is my thingy for put the coins. Everything in leather, okay? So these are the two pieces for this new collection 2020 autumn winter for Iris brand. Great, it looks very interesting. Very good detail, I would say. Thank you very much. If you want to say something else, Daria, I want to add to all people who are watching or our interview, I want to wish them to be healthy, to take care this difficult time, and of course to be stylish with us. Always with us, with Daria Lifanova, right from Russia, and with Iris here in Italy. And we will hope that we will be meet and be together as soon as possible. Till the next episode for Fashion with Daria and Iris, I will say hello and we will see the next week. Right, Daria? Right. Hello to everybody and stay here because we have another special invitation. So stay with us. Bye-bye. Bye-bye.
di nuovo sul nostro salotto su Iris TV. Abbiamo parlato tutta la giornata di beauty, di accessori, moda, bellezza, good vibes, di tutto e di più. Però io vorrei invitare adesso un nostro ultimo invitato questa sera. La puntata la facciamo in italiano perché così copriamo, secondo la vostra richiesta, tutti i nostri followers, così capiscono e si rendono partecipi a tutte le informazioni utili che noi gli diamo a riguardo. Oggi abbiamo parlato di bellezza e di accessori e non potevo non invitare accanto a noi veramente un testimonial e un professionista con riguardo al beauty, al makeup artist. E aspetto qui che entra in live con me Claudia Bonsignore. Vediamo se riusciamo a connettarci con lei. Claudia, se ci senti, ti aspettiamo qui con noi. E per questo ti abbiamo preparato questa piccola cosa fashion. Guardala che è tutta preparata con i nuovi accessori di tendenza di questo autunno-inverno 2020. È un po' stanco, amore della mamma. Quindi lui è sempre accanto a me, sempre vuole stare con me. Adesso è molto piccolino. Com'è? No, non l'ho raccontata, ma adesso lo vorrei raccontare perché aspettiamo l'artefice, giustamente. Noi vi abbiamo sempre mandato questi messaggi con riguardo agli animali. Innanzitutto, anche in questo periodo, in questa dramma che noi la viviamo, dovete sapere che si sono presentati veramente tantissimi casi dei animali, non solo dei cagnolini, in generale dei animali che sono rimasti abbandonati perché innanzitutto i padroni sono morti con la conseguenza anche di Covid, lo dobbiamo dire questo, quindi si sono presentati in realtà tantissimi casi nei canili sparsi su tutto il territorio, tra cui la nostra Claudia Bonsignore fa anche lei parte qui nelle chiese. Noi li ringraziamo per tutto il supporto che lei lo dà, lo dobbiamo dire. Da quanti anni svolgi questo volontariato, Claudia? Io faccio volontariato dal 2003. Mamma mia. Salutare un amico carissimo che si è appena sintonizzato con noi, Simone. Certo. Ciao Simone! Simone, bisognerebbe sposarsi solo per avere uno dei tuoi abiti meravigliosi. Sì! Grazie, grazie di esserti sempre portato. Comunque, tornando a noi, io faccio volontariato dal 2003 nei canili locali della zona in cui risiedo, quindi nella Brianza, e che ovviamente è un'esperienza umana molto forte, ma anche molto emozionale, e quello che uno pensa che richieda in realtà ti viene abbondantemente restituito, perché tu sai gli animali sono una fonte inesauribile di amore incondizionato, è così. Quindi è vero che ogni tanto vivere il loro abbandono, il dramma che loro provano, è scritto nei loro occhi nel momento in cui arrivano magari. Tranquilla, siamo qui esattamente, se ci è possibile, ce l'abbiamo tutte le condizioni di poter prendere questi animali, che non devono essere, mi ripeto, necessariamente solo cani. Ieri, Madonna, ciao Lea, ciao bella, ciao bella. Passo indietro. Certo. Parlare di make-up è indubbiamente importante
di quello che è appunto la consuetudine, tanto qui la consuetudine di questa splendida modella russa. Io invece vorrei fare un focus ancora più mirato sul fatto, per esempio, proprio in questo momento possiamo parlarne con cognizione di causa. Intanto saluto dal Belgio una carissima amica di Neve Camilano. Ciao, ciao. Ciao! Nice to have you, to be connected with us, Jill. You're wonderful, you look amazing. Saluto anche Marco, che nel frattempo si è connesso. Ciao Marco, dai mio bacino anche a Giorgio. Allora, tornando a noi invece, volevo parlare appunto di pelle, nello specifico di quello che è relazionato al fatto proprio dell'inquinamento ambientale, no? Quindi, diciamo, lo smog, le polveri sottili, gli inquinanti atmosferici emessi dal traffico automobilistico piuttosto che dal traffico domestico, elementi industriali, ma anche soprattutto diciamo le dannose luci emesse dai dispositivi smartphone, tablet, TV e quant'altro, no? Quindi ormai è diventata soprattutto una vera emergenza, una vera necessità il proteggere quotidianamente la pelle per prevenire i danni considerativi e mantenerla sana. Perché dico questo? Perché senza una buona pelle, una buona base, qualsiasi trucco risulterebbe assolutamente inefficace o comunque depotenziato del suo valore. Quindi diciamo che noi non lo sappiamo e non ce ne rendiamo Quindi conto, ma sembrerebbe la nostra maschera, giusto? E quindi quando lo togliamo, cosa facciamo? Saremo sempre una maschera. soprattutto di particelle, si chiama particolato, no? In realtà il nome tecnico è PM2.5, è un particolato, sono le polveri sottili che sono fino a 20 volte più piccole di un piccolo poro della nostra pelle, quindi queste particelle entrano nei pori, vanno in profondità e creano un aspetto poi asfittico, ingrigito e decisamente brutto, perché effettivamente la pelle quando subisce questo inquinamento, diciamo, consuma le naturali difese antiossidanti, viene alterato il ciclo di produzione di collagene, c'è un aumento di disidratazione e una perdita di conseguenza di tono, il colorito appare grigio, asfittico e spento e soprattutto viene anche un'iperpigmentazione. Quindi questa situazione genera una marea di problematiche. Ecco perché noi dobbiamo in primis curare la nostra pelle. Curare la nostra pelle significa scegliere prodotti adeguati, detergere, purificare, nutrire e proteggere in modo assolutamente attento quello che è la nostra base, insomma la nostra tela sulla quale, ti dicevo in premessa, andremo poi a dipingere le nostre fantasie, insomma. Creazioni, chiamiamola così. Esatto, in base all'esigenza del momento, insomma, alla circostanza. Quindi la prima cosa che dico, ragazze, proteggete la vostra pelle, curatela, Ma abbiatene anche i ragazzi, non solo le ragazze, anche i ragazzi, perché è molto importante. Ciao Giovanni, a tutti. quest'estate a Ierna, Certo, grazie. me lo ricordo. Ciao Giovanni. Tanti amici. Devo tenere gli occhiali, se no non sono in grado di leggere nulla, No, no, anche scusami. per me è uguale. Arriviamo anche a questo, no? Perché gli accessori sono dei. Quindi siamo in due, Claudia, siamo in due, vabbè, è una questione di famiglia. Per noi gli occhiali sono anche dei accessori, arriviamo anche a questo, no? Che anche questi sono molto importanti. Anche se ce l'abbiamo dei difetti,
noi dobbiamo di trattare di mettere in risalto la parte migliore di noi e metterli nel secondo piano. Quindi noi per la nostra ciechezza abbiamo scelto dei occhiali accessori tipo gioielli che li possiamo utilizzare in qualsiasi occasione, evidentemente. C'è chi li deve utilizzare per tutta la giornata come me, se no non riesco a fare neanche cose basiche. Ciao Antonio, Antonio fa parte della sicurezza dei Club Dog, un carissimo amico. Quindi sarà anche fermo per lavoro, questo è un altro messaggio che lo dobbiamo dire. Certo, certo, ecco, ce l'abbiamo un altro parrucchiere dove ci dice no, non dimenticate di andare dal parrucchiere assolutamente per chi riesce a uscire, assolutamente dobbiamo andare dai parrucchieri. Persone che sono fortemente colpite nell'ambito collaborativo. Esatto. Antonio, ma come lui tante altre persone, le maestranze che lavorano nel mondo dello spettacolo, anche loro sono fortemente colpite da questa situazione. Tornando invece a noi, se no ci perdiamo in chiacchiere. Certo. Stavo appunto parlando del fatto che sono cercata da vicino, quindi devo utilizzare l'ausilio degli occhiali, che però sono molto belli, vero Rina? Sì, sono bellissimi. Intanto guarda chi c'è, ti presento un altro ospite. Oddio, la Lola! No, è la Lucy? Sì, la Lucy. Scusami amore, dobbiamo cambiare occhiali. No, ma c'è un piccolo riflesso, probabilmente a causa degli occhiali, e quindi certe immagini... No, tranquilla, adesso tutto a posto, ma probabilmente non riuscivo a vedere molto bene, no, la... Tutti amici, tutti fan, tutti sintonizzati. Trasformiamo la nostra puntata di pillole di stile, di moda e di beauty in un aperitivo online con tutti gli amici. Ciao Gabri, come stai? Guarda che ci vado il cuore, è un amico del cuore, Gabriele. La Lucy, ciao amore, che bella che è. In primis, come abbiamo detto, il vero nemico è proprio l'ossidazione, no? Da stress, da fattori ambientali, l'inquinamento e quant'altro. Voi direte che le donne che appunto spero siano sintonizzate e ci stanno ascoltando, si domanderanno che cosa fare, no? Certo. Certo. Che purtroppo vengono utilizzate ampiamente nei cosmetici. E attenzione ragazze, non è una questione di prezzo, tante volte si pensa che il prodotto magari legato alla grande distribuzione sia particolarmente contaminato da questi additivi, in realtà non è così. Non è così, non voglio citare dei brand perché potrebbero denunciarli, però anche i brand più blasonati in realtà fanno un ampio uso, per esempio, di silicone. Certo. E tuttavia è un prodotto che va proprio ad occludere la pelle, quindi la pelle poi manca di funzionalità. Pertanto fare attenti ai linci, evitare le plastiche, ma soprattutto scegliere prodotti con alcuni principi attivi. Si domanderanno che cosa fare, no? Certo. Ovviamente dobbiamo scegliere un certo tipo di prodotti. Il nemico giurato della pelle sicuramente sono gli acrilici. Certo. E le plastiche che purtroppo vengono utilizzate ampiamente nei cosmetici. E attenzione ragazze, non è una questione di prezzo. Tante volte si pensa che il prodotto magari legato alla grande distribuzione sia particolarmente contaminato da questi additivi, in realtà non è così. Non è così, non voglio citare dei brand perché potrebbero denunciarli, però anche i brand più blasonati in realtà fanno un ampio uso, per esempio, di silicone. Certo. E tuttavia è un prodotto che va proprio ad occludere la pelle, quindi ci sono dei prodotti innovativi, poi vi dirò anche i
il sito dove andarle a cercare. Certo, ti preghiamo, anche perché io mi vorrei dare come esempio plausibile, vogliamo dirlo Claudia, io ho una pelle molto grassa, un eccesso di grasso, e, per il mio lavoro... Ecco. E il sebo, certo, stavo solo trattando di non utilizzare tanti termini perché ci sono tanti telespettatori che non lo capiscono e quindi trattavo di essere almeno più semplice, no? Nel linguaggio, ecco. Poi per il lavoro che lo svolgo evidentemente mi devo truccare dal mattino, dall'alba, per il tuo verdetto. Tengo a precisare che ho seguito tutti i passi che me l'hai lasciato in causa e io sono truccata dalle 7:30 di mattina, non mi sono mai fatto niente, ritocco niente per tutta la giornata e questa sarebbe la faccia di Iris fino a quest'ora, sotto i riflettori da stamattina, concretamente l'avete visto. I miei consigli sono stati utili. Eh certo, assolutamente, quindi dobbiamo trovare... il professionista giusto, no, i prodotti giusti. Alberto, nel frattempo io saluto un amico della Puglia che adoro, Alberto, tra l'altro un bellissimissimo ragazzo, donna della Puglia, datevi da fare anche Alberto. Salutiamo Alberto e tutti quanti che ci stanno seguendo. Non è vero, non sono vulpini. Hai visto? Bravo. In realtà, diciamo che tutte le pelli hanno sicuramente le ghiandole sebacee, perché in realtà la pellicola idrolipidica che forma la nostra pelle altro non è che un filtro che protegge. Quindi è sbagliato andare a stravolgere questo equilibrio, no? Stravolgere il pH. Cioè in realtà il sebo è un elemento prezioso perché nutre la nostra pelle, la protegge e anzi guai ad andarlo ad intaccare. Tuttavia ci sono delle pelli come la tua che hanno probabilmente una concentrazione di ghiandole sebacee nella parte centrale del viso, la denominata zona T, che sono iperproduttive, che quindi vanno in produzione eccessiva e questo butta fuori poi quell'effetto lucido. Quindi non va stravolto, non va eliminato con dei prodotti alcalini e prodotti aggressivi, bensì va equilibrato. Quindi le pelli come la tua vanno gestite con un intervento di riequilibrazione della produzione del sebo. Certo. E non assolutamente invece il tentare di eliminarlo. Quindi se la stai curando, vedo che i risultati sono ottimali, sono contenta. Grazie. No, è merito tuo, io ho tratto solo di essere una buona alunna. Saluti e tutte le cose varie e tra mio cugino che ho voluto di nuovo come fare per gestire al meglio la situazione appunto dell'anti-pollution, cioè della pelle, di come schermarla dall'inquinamento, da queste particelle. Ecco perché loro mi dicono, mi scrivono anche adesso. Va bene, fino adesso ci dovevamo assolutamente proteggere da un punto di vista dell'inquinamento, eccetera. Ma adesso siamo a casa, di che cosa ci dobbiamo proteggere? Prima domanda. Ma il fatto che utilizziamo la mascherina, prima cosa, ma utilizziamo in modo eccessivo cellulare, tablet, televisore, eccetera, ok? Siamo solo esclusivamente in una luce non naturale, quindi siamo in un ambiente chiuso, quindi questa comporta comunque tre fattori, ho già nominato io tre fattori, ma poi la Claudia senz'altro è più esperta di me da dirvi che certo che ci dobbiamo curare, come? E la Claudia adesso ci spiegherà come. Allora, diciamo che ci sono, allora, innanzitutto bisogna andare in bagno, dare un'occhiata ai prodotti che utilizziamo per la nostra beauty routine e valutare qual è l'inci. E quindi se ci sono degli acrilici, cioè
i siliconi, parabeni, petrolati vanno totalmente eliminati per il semplice motivo che questi prodotti vanno a scrivere la pelle, ad isolarla, quindi la pelle perde funzionalità. Invece la funzionalità della pelle, cioè la pelle che respira, è fondamentale. In secondo luogo, protegge da tutti questi fattori inquinanti che determinano l'ossidazione e quindi anche un invecchiamento prematuro. Oggi come oggi la bellezza, la ricerca diciamo, sulla bellezza ha dato degli ottimi risultati e abbiamo a disposizione una serie di principi attivi che sono determinanti per garantirci la protezione e la salvaguardia di quello che magari in madre natura ci ha dato. In primis voglio indicare alcuni principi attivi. Ovviamente poi vi dirò qual è la linea che io utilizzo e che consiglio, eventualmente è disponibile su rivenditori autorizzati. Certo. O comunque si può fare anche l'e-commerce, che adesso è molto comodo. Quindi vi do una dritta, ragazze, vi do un suggerimento. Però prima parliamo in realtà dei principi attivi. Quindi la prima cosa è un innovativo attivo che crea proprio una barriera naturale in grado di ridurre la visione, l'accumulo di questo particolato, no? Che è proprio il PM2.5. Ci deriva da un anti-pollution, cioè che è un estratto del frutto del camu camu. Okay? Il camu camu è un albero originario dell'Amazzonia, e qui è proprio una sorta di bomba che viene proprio estratta a freddo e che viene utilizzata nell'ambito della bellezza proprio per proteggere la pelle dai danni causati da questi agenti inquinanti e dagli aggressivi urbani e poi ridurre al minimo la comparsa appunto delle rughe e favorisce l'idratazione della pelle e infine un ottimo antiossidante e un antinfiammatorio. Intanto mia cagnolina è qui sotto che mi sta dicendo ma di cosa stai parlando? Poi un attimo tesoro della mamma, sei brava, eccolo qua, brava. Poi altra cosa importantissima, per esempio l'estratto di melograno. Il melograno diciamo ha delle proprietà, è praticamente un concentrato di flavonoidi, quindi è ottimo come antiossidante, soprattutto come antinfiammatorio. Claudia, ti interrompo solo un attimo, perdonami. Quindi ci hai elencato tutti questi incipienti, no? E tutte queste frutte, se lo vuoi, che è una frutta, no? Anche melograno, eccetera. Questi sono validi da utilizzarli per qualsiasi tipologia di pelle? Quindi è valida per tutto quanto? Ok. Io faccio da portavoce alle domande che mi li stanno facendo appunto le nostre telespettatrici, ecco. Va bene per tutti i tipi di pelle. Poi invece abbiamo l'olio di rosa moscheta, una pianta originaria del Cile. Questo olio viene estratto proprio dai fiori, è ricco di vitamina A, di vitamina C. Tra l'altro noi la vitamina C la disperdiamo facendo... Mente. Tu pensa, vi dico questa cosa, quando noi andiamo al bar o andavamo al bar, no, a farci fare la spremuta, di fatto se non l'avessimo consumato, se non usiamo consumarla immediatamente, nel giro di pochissimo, quando vediamo che il liquido si disgrega dalla polpa, già di fatto in quel momento la vitamina C si è dissolta. Noi tra l'altro non riusciamo a trattenerla, pertanto abbiamo costantemente bisogno di integrarla. Pertanto l'olio di rosa moscheta, che ne è ricco, è un ottimo coadiuvante proprio per ovviare a questo tipo di carenza. In più l'olio di rosa moscheta ha gli acidi grassi essenziali, l'acido linoleico, l'acido oleico e il licopene. Ok, quindi rigenera naturalmente la pelle del viso, anche del corpo ovviamente, no? Ed è uno dei più potenti anti-age presenti diciamo in natura. Ok, quindi contrasta efficacemente e previene l'invecchiamento cutaneo. Poi abbiamo la pianta magica che è l'aloe. L'aloe è veramente ricca di minerali, in particolare di manganese, selenio. Mi ricordo che per l'eccesso di sebum era ottimale, specialmente per chi ha la pelle grassa. Poi è un mix di vitamine, quindi garantisce un buon
ossigeno, no? E ai tessuti, questo è fondamentale, e quindi una migliore irrorazione del sangue. Quindi poi oltretutto nell'aule ci sono degli steroidi naturali che svolgono una potente azione antinfiammatoria, quindi anche questo ha una grossa importanza. Intanto vedo dei pollici così, quindi evidentemente i nostri amici che ci stanno seguendo sono contenti, ce lo stanno scrivendo, che l'informazione è molto utile, ma non per niente abbiamo svolto questa immersione nel beauty, no? Specialmente nel beauty e nel make-up per oggi. Valido informazione anche per il maschio, anche per le femmine, quindi è per tutti quanti. Tutti ci troviamo in questa situazione, non solo in Italia, come l'abbiamo visto, sono tutti in lockdown, o anzi anche peggio. Quindi per tutti è un problema, lo dobbiamo dire che comunque sia l'umanità quest'anno non si è svolto secondo le stagioni, no? La preparazione a questo punto della pele, anche nel modo di come hanno preso l'aria, no? Anche come si sono alimentati, cioè una serie di cose non sono stati preparati già per la situazione che la viviamo, a maggior ragione dovete capire che vi dovete assolutamente preparare da sole, no? Fare quel fai da te in modo giusto, informarvi, perché adesso ce l'abbiamo tutta a disposizione, non esiste più una scusa di fare dei errori. Diciamo che siamo in grado di decongestionare e lenire eventualmente fenomeni infiammatori. Infine, quindi anche qui abbiamo sempre dei prodotti proposti all'anti-aging. Quindi grazie anche alle sue spiccate proprietà cicatrizzanti, contrasta la perdita di elasticità, diciamo, quindi previene la formazione di rughe. Quindi ricapitolando, ragazze, quando noi cerchiamo un prodotto alleato alla nostra bellezza, dobbiamo guardare i principi attivi. Come vi ho indicato, vi ho dato alcune spiegazioni, insomma, il frutto di camu camu, l'estratto di melograno sicuramente, l'olio di rosa moschetta, l'aloe, la centella asiatica, l'acido ialuronico a basso peso molecolare, eventualmente anche degli acido ialuronico, perché anche per loro le rughe, ma anche tutte le espressioni, no? Anche del sorriso, come la fronte, no? Cioè dappertutto, cioè deve essere qualcosa anche per il maschio, giusto? Non solo per la femmina. Diciamo che il concetto è un po' trasversale, un po' transgender e unisex. Quello che va bene per le donne fondamentalmente può andare bene anche per gli uomini, anche se poi a livello ormonale sono diverse le esigenze, però anche gli uomini sono sottoposti a dei fenomeni di disidratazione, quindi anche loro hanno bisogno sicuramente di curare la pelle. La pelle funziona nella stessa identica maniera, quindi anche un uomo deve evitare di utilizzare i prodotti ricchi di acrilici, perché anche lì alla fine va a ostruire la pelle non respira, e quindi nell'uomo subentrano problematiche magari diverse, perché la pelle si indurisce, quindi magari il livello di barba è ben incarnito piuttosto che altro. Comunque in ogni caso il problema sussiste, insomma bisogna usare la testa, cercare di utilizzare i prodotti il più possibile naturali, il più possibili compatibili ed affini alle esigenze della nostra epidermide, e curare la base, perché se noi non la curiamo, le rughe, le macchie, la pelle asfittica, la perdita di tono, sono tutte cose che vanno a compromettere la nostra bellezza. Certo. C'è anche un altro aspetto per il maschio, mi viene da dire, a se magari la donna comunque deve utilizzare il make-up, che per la pelle è sempre un trauma, no? Cioè lo sappiamo che non è 100% positiva, ma per il maschio stiamo parlando del farsi la barba, quindi sono tantissime possibilità di tagliarsi, quindi anche loro hanno i loro rischi e anche il trauma della pelle, quindi deve essere assolutamente curata anche lei in modo adeguato. Esatto,
senso. Una volta che abbiamo curato la nostra pelle, abbiamo eseguito la nostra beauty routine, abbiamo messo in atto tutte quelle modalità di protezione, prevenzione, cura e rispetto, possiamo pensare concettualmente anche a un make-up assolutamente adatto in base alle nostre esigenze, come vogliamo apparire, alla circostanza specifica, all'evento. Quest'anno non lo so come saranno le cose, perché normalmente ogni anno in questo partito, no? Tutta questa situazione, cose positive, è arrivato il vaccino, vediamo già delle cose positive anche nel resto del mondo, quindi dobbiamo essere positivi e avere la pazienza che prima o poi usciremo vivi. E come avevamo detto, dobbiamo uscire anche da un punto di vista mentale, no? Che è molto importante, ecco perché dovete sostenere l'arte, gli artisti e questo mondo del beauty, della bellezza, del fashion, perché senza questo noi non possiamo vivere, senz'altro non si risume tutto solo in mangiare, questo lo sappiamo, bere, quindi è importante anche questa parte. Un altro aspetto che ti volevo mettere presente, Claudia, è curare le mani, ok, la pelle delle mani, visto che adesso diciamo la tuta è un'altra parte molto affettata, no, in questo momento, perché noi la laviamo più del dovuto, la utilizziamo più del dovuto e lo sappiamo che la sua protezione, il suo pH è stato molto influenzato a causa di quello che noi viviamo, ma nello stesso tempo, a prescindere le mani, anche la pelle del collo, no, e anche del décolleté, lo sappiamo che per i segni dell'invecchiamento sono le prime in cui non possiamo fare tantissime cose. Magari sul viso, magari sul nostro aspetto riusciamo, no, a ingannare, no, se lo vogliamo, la nostra età. Ma su queste veramente non si può, salvo che possiamo fare del nostro meglio, che adesso lascio a te, Claudia, di darci qualche consiglio di quello che possiamo fare adesso, specialmente in questa situazione. Conferire loro e dare loro una particolare attenzione, soprattutto nei momenti in cui siamo nella possibilità di lasciarle un attimo tranquille. Per esempio la sera, faccio un esempio, quando non momento idratante, jojoba, l'olio di mandorle, piuttosto che tutta una serie anche di altre sostanze che vanno veramente a nutrire e a idratare. Quindi io, per esempio, nella mia beauty routine, quando vado a dormire, mi strucco, faccio tutte le cose giuste per poter preparare la pelle al riposo notturno, prima di andare a dormire, tra l'altro dormo da sola, quindi non è un problema, vado a stendere sul mio corpo una buona quantità di burro, di murmuro, jojoba, un sorriso. Vi aspetto anche alla prossima puntata. Grazie mille Claudia Bonsignore, il tuo intervento è stato non prezioso di più, anche per me, anche io tutti i giorni ho qualcosa da imparare da te e da professionisti come te. Quindi sostenete arte e artisti, la bellezza e viva l'Italia, perché è bella e ce l'abbiamo tutto. Una cosa meravigliosa, guarda Iris, tu conosci la mia casa? Sì. Guarda, vedi qua. Vedi. Bellissimi. Guarda. Bellissimi. Bellissimi. Adesso non faccio l'ispezione. Allora, è stato un grande piacere. Grazie mille per la tua presenza e ti aspettiamo anche le prossime pillole di bellezza. Allora, diamoci un appuntamento la prossima volta, adesso quello che ci aspettiamo che facciano le nostre amiche con i suggerimenti che abbiamo dato è quello di avere un'attenzione maggiore nei confronti della loro pelle, quindi di creare questa tela perfettamente idratata e protetta, sulla quale poi la prossima puntata andremo a dare dei consigli proprio di make-up un po' più specifici.